Dunque, io direi di cominciare nell'attesa dell'altro relatore, visto che comunque uno dei due relatori inglesi è qui presente. Siete d'accordo anche voi? Dunque, allora, buongiorno a tutti dalla facoltà di lettere dell'Università Nazionale e Capodistrias di Atene. Vi do il benvenuto a questa giornata dell'italiano in Grecia. Prima di dire due parole su questo nostro incontro, vorrei fare, come dire, i ringraziamenti di rito, di prammatica, e quindi ringraziare la Società Dante Alighieri e l'Associazione per la Storia della Lingua Italiana per il patrocinio che ci onora, e ringraziare il preside della nostra facoltà, il primo cantore e docente di musicologia bizantina, professor Achilleas Kalliakis. Ringrazio anche gli studenti che sono qui presenti, e in particolare il pubblico qui presente e a distanza, e in particolare gli studenti e il personale che si sono prodigati per la realizzazione di questo incontro. Dicevo che la giornata della lingua italiana in Grecia, organizzata da questo laboratorio, ecco, adesso abbiamo anche il professor Kendrotis in linea. Il nostro laboratorio di lingua, traduzione e studio del contatto italo-greco è una giornata che si svolge a scadenza biennale e si alterna ai congressi italo-ellenica che voi pure conoscete, si organizza, si tiene in annate alterne. Vi rammento le precedenti giornate della lingua italiana in Grecia. Abbiamo avuto ospiti come Sergio Scalise dell'Università di Bologna, Cristina Lavinio dell'Università di Cagliari. Poi l'anno scorso doveva partecipare Massimo Palermo dalla Stranieri di Siena, però purtroppo è stato rimandato, insomma, per i noti motivi. Questa giornata, la giornata di quest'anno è dedicata a Dante, con l'occasione dei 700 anni dalla sua, per così dire, di partita, dalla sua morte. Si inserisce quindi in una lunga e folta serie di manifestazioni che hanno avuto luogo in suo onore in tutta Italia, in tutto il mondo, con grande successo. Purtroppo di tante tali celebrazioni si è avuto poco sentore in Grecia, si eccettuano sporadici episodi. C'è stato un congresso importante a cui ha partecipato anche il nostro dipartimento, c'è stata una bella mostra organizzata dall'Istituto di Cultura Italiano, ma insomma, in generale, per così dire, questo anniversario è passato alquanto inosservato. Vorrei attirare la vostra attenzione su questa bella locandina, è un dipinto che faceva parte della mostra su Dante organizzata dall'Istituto, attirare la vostra attenzione su questa figura di Dante che guarda il profilo, che guarda al futuro. Abbiamo scelto proprio queste immagini e questi colori per mettere in evidenza che Dante è comunque un argomento molto moderno, è sempre attuale, lo dimostra l'interesse che riscuote ancora Dante, dimostrato anche dal successo che ha avuto sui social la notizia di questo incontro. Dunque, il 2021 è stato l'anno di Dante in tutto il mondo. Stupisce, ripeto, il silenzio dell'ambiente culturale greco sul padre della lingua italiana, uno dei maggiori poeti di tutti i tempi, che del resto non si può non constatare che negli ultimi anni Dante è un po' assente dall'editoria in Grecia. Vi è da chiedersi se ciò sia dovuto alle difficoltà interpretative che pone il mondo di Dante in rapporto alla cultura greca, oppure alla complessità della lingua e del verso, che difficilmente si combina con la tradizione metrica neogreca. Sono degli interrogativi,
legittimi. In passato, per la verità, Dante però è stato molto più studiato e tradotto in Grecia. Ecco, vorrei molto velocemente fare una rassegna delle traduzioni del passato per poi arrivare a quelle odierne. Abbiamo con noi due importanti traduttori dall'italiano al greco. Fra le prime traduzioni della Divina Commedia, che risalgono alla metà dell'Ottocento, vale la pena di ricordare la traduzione dei Cinque Canti dell'Inferno eseguita da Panagiotis Vergotis a Cefalonia, 1865. È un autore importante, come anche importante è Lorenzos Mavilis, il poeta, 1915, che pure ha tradotto l'Inferno, Brani dell'Inferno. Hierasmus Patalas, uno dei più importanti traduttori dall'italiano, insieme con Kalos Gouros, entrambi più o meno nello stesso periodo, e infine quella mo la traduzione molto dibattuta di Kazantzakis, pubblicata nel 1934. Queste traduzioni spesso sono rese in decapentasillabi, cioè è il verso neogreco per eccellenza, il verso politico cosiddetto. Provengono, è da notare che provengono da letterati. Provengono da letterati dell'Eptaneso, dove, come si sa, il bilinguismo era la cultura italiana, il bilinguismo italo-greco erano la regola. Sono per lo più scritte in greco demotico, quindi non in Caesareusa, con la dovuta eccezione della traduzione di Kazantzakis, che traduce il suo poema, questa opera, con un linguaggio molto fortemente intriso di dialettalismi cretesi, come si sa. Degna di nota è anche la traduzione eseguita da Vito Domenico Palumbo nel 1885, che era in greco pugliese, quindi merita la nostra attenzione. Un vivace periodo poi nelle traduzioni della Divina Commedia si verifica nei primi del 2000, ecco un ritorno a Dante con lavori come quello di Risiotis, Sficas, Scoropuli ed altri. Complessivamente si conoscono una decina di traduzioni complete della Commedia e forse altrettante edizioni di parti del poema, per lo più dell'Inferno. Quello che c'è da sottolineare in questa rassegna di traduzioni sono appunto le accese reazioni che seguivano a ogni pubblicazione delle traduzioni. Alla fine dell'Ottocento le reazioni erano dovute ai contrasti che si erano creati per la questione della lingua, quindi tradurre in demotico o in caffareusa. Nel Novecento invece il dibattito verteva sulle scelte operate dai traduttori, cioè se la metrica usata era quella adatta per tradurre l'endecasillabo dantesco, oppure se era meglio tradurre Dante ad litteram o trasporlo addirittura in prosa. Insomma, si metteva in dubbio quale fosse l'effettiva ricaduta del messaggio poetico di Dante presso i letterati e presso il pubblico. Ecco, questo direi che è un interrogativo interessante e anche molto difficile. Ovviamente noi non abbiamo la pretesa oggi di rispondere a un tale interrogativo, cioè se effettivamente poi Dante venisse tradotto, ma anche recepito, influenzasse poi i letterati greci, ci vorrebbe un intero congresso, ma sono certa che comunque le esperienze, le testimonianze dei nostri relatori potranno offrire un utile contributo. Per quanto riguarda poi infine le traduzioni dei saggi di Dante in prosa, del Vulgaria Eloquentia della Vita Nova, temo che si possano contare proprio sulle dita di una mano. In definitiva, forse le dissertazioni accademiche e i saggi critici dedicati a Dante forse sono in proporzione più numerosi delle traduzioni stesse. Un'ultima cosa, desta anche una certa sorpresa la mancanza di studi su Dante e la lingua, per quanto riguarda sempre la bibliografia greca.
Vale la pena di ricordare che Dante fu anche il primo storico della lingua italiana e che il suo saggio sulla lingua, il De Vulgari Eloquentia, scritto fra il 1303 e il 1305, si può considerare come l'opera che apre ante litteram la questione della lingua in Italia. Si sa che egli fu un accesissimo fautore del volgare, di contro agli intellettuali conservatori che promuovevano l'uso del latino. Si sa che Petrarca stesso lo criticava perché la Divina Commedia, essendo scritta così in volgare, riscuoteva, veniva letta in tabernis et in foro, cioè nelle taverne e nelle piazze, cioè era comprensibile a tutti. Ma si sa, Petrarca era un poeta laureato in Campidoglio, e quindi muoveva queste critiche a Dante. In ogni caso, la lingua volgare sostenuta da Dante non era certo una lingua popolare. Sappiamo tutti che egli voleva un volgare illustre, aulico e curiale, cioè degno di essere parlato nelle corti, nei tribunali, e comunque che fosse quello che potesse assumere come dire, la guida, la supremazia fra tutti gli altri volgari italiani e quindi assumere i caratteri di lingua letteraria. Non mi dilungo oltre sul De Vulgari Eloquentia, comunque, del resto alla lingua è dedicato anche un altro saggio di Dante, Il Convivio, dove egli discute fra gli altri argomenti anche di traduzione. E questo, il Dante teorico della traduzione, è forse l'aspetto meno conosciuto del poeta nella bibliografia greca. Anzi, mi permetto di segnalare questo mio volumetto, che ovviamente gli studenti conoscono bene sulla traduzione, dove appunto si dedica, ho dedicato un capitoletto sulla, per così dire, teoria di Dante intorno alla traduzione. Ma a questo punto temo di aver approfittato troppo della pazienza del pubblico e del mio ruolo di coordinatore. Prima però di presentare i relatori, vorremmo seguire, così introdurre il saluto del professor Serianni, che purtroppo in questo momento si trova in viaggio e non sarà presente, però ci ha inviato un video che molto volentieri ascolteremo. Intanto lo ringraziamo per la partecipazione. Tutti conoscono Luca Serianni, uno dei più importanti linguisti italiani, accademico dei Lincei, della Crusca, presidente onorario della Dante Alighieri. E ci sia concesso anche rammentare, dottore honoris causa della nostra università, del nostro dipartimento. Abbiamo avuto la fortuna e l'opportunità di conoscerlo 2 anni fa a Italo-Ellenica e di ascoltarlo dal vivo. Dunque, andiamo avanti e vorrei presentare il professor Gianfelice Peron, docente di filologia romanza all'Università di Padova e di Verona, che ricopre tra l'altro la prestigiosa carica del direttore del Circolo Filologico Linguistico Padovano, fondato. Va bene, lasciamo stare. Che ricopre tra l'altro la Sono prestigiosa molto carica lieto del di direttore del portare il Circolo mio saluto Filologico e Linguistico soprattutto Padovano, che è famoso, è conto stato fondato bene, da lasciamo stare. Fulena. Ricopre tra Noi l'altro la sono prestigiosa molto carica di lieto di direttore del invitare Circolo il mio saluto Filologico e e Linguistico soprattutto Padovano, Padovano, che è famoso, è stato fondato da lasciamo Gianfranco stare. Fulena. Ricopre tra Noi l'altro la sono prestigiosa molto carica lieto di di direttore del invitare Circolo il mio saluto Filologico e e Linguistico soprattutto Padovano, Padovano, che è famoso, è stato fondato da lasciamo Gianfranco stare. Fulena. Ricopre tra Noi l'altro la sono prestigiosa molto carica lieto di di direttore del invitare Circolo il mio saluto Filologico e e Linguistico Linguistico Padovano, Padovano, che è che famoso, è stato fondato da lasciamo Gianfranco stare. Fulena. Ricopre tra Noi l'altro lo la vediamo alla prestigiosa fine. carica Lieto di di direttore del invitare il Circolo mio saluto e Filologico e Linguistico Linguistico Padovano, Padovano, che è devo famoso, è aprirlo. stato fondato da Lasciamo Gianfranco stare, Fulena. ricopre tra Noi l'altro lo la vediamo alla prestigiosa fine. carica di direttore del Circolo Filologico e Linguistico Padovano, Padovano, che è devo famoso, aprirlo. è stato fondato da Lasciamo Gianfranco stare, Fulena. ricopre tra Abbiamo fatto l'altro tutto. la Lo vediamo alla prestigiosa carica fine. di direttore del Circolo Noi Filologico
Stavo presentando, non so se mi sentite, il professor Peron. Stavo presentando, non so se mi sentite, il professor Peron, Olena. No, non mi sento. Adesso mi sentono? Mi sentite? Sì, sì, adesso prima, si sentiva. Prima c'era un continuo ritorno. Ah, vabbè, sì, perché c'era abbiamo una Babele proprio. Vabbè, comunque stavo dicendo che i nostri studenti, il nostro pubblico conosce Gianfranco Folena perché, a parte, oltre a essere l'autore del famosissimo saggio Volgarizzare e tradurre, che è un saggio storico importante per la storia della traduzione e la teoria anche della traduzione, dove egli parla delle traduzioni dal latino al volgare, quindi dei volgarizzamenti, insomma, lo conosciamo anche per essere uno studioso del veneziano della Damar. Noi nella storia della lingua studiamo i prestiti italo-veneziani nel neogreco e nei dialetti, quindi conosciamo Gianfranco Folena. Tra l'altro, questo saggio importantissimo di Folena è stato ultimamente rieditato da Gianfelice Peron, l'ha presentato qualche giorno fa in Italia, in varie sedi. Ci farebbe piacere magari che lei lo presentasse anche per noi, Gianfelice. Comunque, volentieri, quando. Vorrei sottolineare che Gianfelice Peron è anche membro della giuria del prestigioso premio Città di Monselice per le traduzioni. Egli stesso traduttore, conosce il neogreco per essere uno studioso, tra l'altro di Seferis, ma insomma traduce anche molti altri autori da altre lingue, ma ci fa piacere che il suo intervento, ecco, che tenga il suo intervento in italiano a beneficio dei nostri studenti. Grazie, prego, le do la parola. Sì, sì. Diciamo che più che traduttore dal neogreco sono un amante del neogreco di Seferis e della poesia, e mi sono occupato di qualche scrittore italiano che aveva, di qualche scrittore greco che aveva scritto in italiano, Calvos. Dunque, grazie per questo invito, insomma, no? E certamente pone un problema così, per certi versi, abbastanza trattato frammentariamente, per altri, insomma, un problema indubbiamente di difficile o di non facile trattazione. E certo, la questione più generale relativa a Dante e il greco ha sollevato molti, molti dibattiti. Sì, dicevo che il problema ha sollevato molti, molti dibattiti, e dicevo, c'è la maledizione di eco qua. Prego, prego. Sì, dunque, le questioni che sono state poste spesso hanno trovato anche soluzioni anche opposte. Insomma, no? C'è una bibliografia, inutile che io lo ricordi qui, amplissima, e alcune di quelle domande su cui gli studiosi si sono soffermati, appunto, partono dalla domanda principe, insomma, cioè Dante conosceva il greco? Insomma, la risposta chiaramente è no. Insomma, in ogni caso, quale greco avrebbe potuto eventualmente conoscere? E oltre a questo, qual era il greco conosciuto ai suoi tempi e come circolavano le opere greche nel 2-300? E questi sono problemi importanti, qualcuno di questi
ha trovato una qualche soluzione, un libro molto importante scritto un po' di anni fa, diciamo, della Gianola, su cui io non mi soffermo, ma accanto a questi problemi, poi, a queste domande, qualcuno ha posto anche altre domande un po' più, come dire, divertenti forse, e cioè, per esempio, ma Dante quale lingua parlava con i personaggi che incontrava nella Divina Commedia? Con i greci, nel caso specifico, posto che non sono molti che ha trovato, insomma, no, o che ha immaginato di incontrare nella Divina Commedia. E qualcuno già nell'Ottocento si è spinto anche più avanti, insomma, no, nel senso di dire, ma nella Divina Commedia ci sono tracce di greco in qualche verso? E addirittura, appunto, poi lo accennerò, ma non desidero soffermarmi più di tanto, perché sono stati esercizi, appunto, divertenti, insomma, già nell'Ottocento, di vedere qualche verso, almeno due, per esempio, insomma, no, se erano leggibili in greco. Ma in ogni caso, ecco, possiamo partire in questo senso da un passo piuttosto difficile, rimasto oscuro, molto dibattuto, un passo del canto 26 dell'Inferno, per cominciare, insomma, possiamo partire da lì per cominciare a toccare qualcuno dei problemi che ho sollevato. E nel canto 26, quando Dante e Virgilio incontrano la coppia di Ulisse e Diomede, insomma, sorprendentemente Virgilio invita Dante a lasciare che sia lui a parlare con i due eroi dell'antichità, omerici, insomma, e dice: lascia a parlare a me chi ho concetto ciò che tu vuoi. Chei sarebbero schivi, perché ei fuor greci, forse del tuo detto. Dunque, lascia che sia io a parlare, perché è vero, loro sarebbero schivi, sarebbero alieni, e su quell'aggettivo ci sono i classici fiumi di inchiostro. Spesso si è detto, ma faceva cenno, insomma, voleva far cenno all'arroganza, all'orgoglio, a un certo tipo di carattere, insomma, no, così, insomma, dei greci, riconoscibile anche in altre opere, non tanto di Dante, ma di altri scrittori medievali. Ma in sostanza, però, ecco, sul significato di questi versi che ho appena letto, al di là delle molte proposte, sembra che più probabilmente, forse anche comunque genericamente, diciamo, la risposta possa riguardare l'individuazione di una mancanza di meriti presso i due greci, Ulisse e Diomede, da parte di Dante, a differenza di Virgilio, che invece di meriti nei confronti dei greci ne poteva vantare un maggior numero, e poteva vantare anche una maggiore vicinanza sul piano intellettuale. Ma insomma, su questo ci sarebbe molto da discutere, una relazione andrebbe fatta esclusivamente sulle interpretazioni di questa terzina. Lascia parlare a me, perché i fuor greci e sarebbero schivi del tuo parlare, mentre io ho capito cosa vuoi dire. Insomma, io non pretendo, anche qui pongo il problema, insomma, tendo certo qui di risolvere. Però il passo dantesco ci dà anche, in modo preliminare, l'occasione per riflettere su che cosa rappresentassero, prima di qualcosa specificamente linguistico, di che cosa rappresentassero per Dante la Grecia, i greci e il greco, insomma, no? E su chi fossero i greci, Dante ne parla nel De Vulgari Eloquentia prima evocato,
E Dante ne parla quando, insomma, proprio all'inizio, riflettendo o delineando le migrazioni che sarebbero avvenute dopo il disastro della torre di Babele, l'episodio della torre, quindi della confusione nelle lingue, Dante parla anche delle popolazioni che arrivarono in Europa, dicendo che alcuni si insediarono nella parte meridionale, altri in quella settentrionale. Il terzo gruppo, adesso anche è noto, ovvero terzi, vos nunc grecos vocamus, cioè un terzo gruppo che ora chiamiamo greci, occupò una parte dell'Europa e una parte di Asia. Dante dunque indica questo terzo gruppo, che oggi chiamiamo greci, al suo tempo, come un gruppo che si era insediato tra Asia ed Europa. E naturalmente su questo c'è molto da dire: cosa vuol dire Asia e Europa, cosa intendeva dire l'Asia e Europa nel suo tempo, dunque i bizantini, dunque insomma, oppure secondo me non necessariamente dobbiamo pensare che Dante avesse, almeno rispetto al suo tempo, in mente a una unità geolinguistica, insomma, no? E che soprattutto a quella che poteva essere l'espansione geolinguistica mitica, insomma, no? Corrispondesse un'altrettanta espansione nel suo tempo, insomma, il suo tempo indicato con quel nunc, ora, nel Medioevo. E dunque, insomma, non necessariamente, secondo me, per lui i greci sarebbero bizantini, insomma, sarebbero in questo senso. E si può, in ogni caso, pensare che Dante avesse in mente anche a un gruppo più ristretto, insomma, no? In ogni caso, la definizione di Dante non permette, mi pare, di fissare, nonostante la quantità di studi, nonostante l'importanza dei commenti che sono stati fatti a quel passo, non permette di fissare con precisione l'effettiva, cito, estensione che egli attribuiva a questo gruppo politico, linguistico, soprattutto linguistico, insomma, o geolinguistico, ecco. E del resto, in questo senso, non è molto più utile per specificare cosa intendesse lui. Non è molto utile neanche un altro passo del De Vulgari Eloquentia, in cui fissa i confini, fissa in particolare il confine a ovest, nella zona occupata dalla lingua greca, e diceva appunto lingua greca, la quale dai confini con l'Ungheria, con gli Ungheri, insomma, nei quali si estende le lingue germaniche, si sarebbe così sviluppata in direzione di est o di sud-est, cito Marigo, cito Pambini, insomma, e un idioma, è vero, che dice, insomma, in direzione di sud-est o verso est, sarebbe sviluppato un altro idioma, che era appunto il greco. Dunque siamo di fronte, io trovo, a interpretazioni tutt'altro che univoche e tutt'altro che precise, proprio perché non sono chiare, tutto sommato, le indicazioni di Dante, che però ci consegna, insomma, questa presenza, in qualche modo legata al discorso linguistico dei greci tra antichità e nel Medioevo. Del resto, la stessa Grecia ne pone problemi così notevoli dal punto di vista, e difficili, insomma, dal punto di vista della sua interpretazione. Che cosa si indica, che cosa si indicava con Grecia, quella che era l'Hellas, o l'Ellade, insomma, in italiano, quella che era l'Acaia, poi per i romani, la Grecia quasi declassata, direi, insomma, se pensiamo alla Grecia. Alla Grecia come ce l'abbiamo in mente noi, insomma, una piccola provincia declassata a indicare così la parte estrema
della penisola balcanica, e quella che appunto Sanimbene da Parma, cronista del 200, chiamava provincia Romanie, provincia Romania, cioè la terra abitata dai romaioi, dai sì, forse bizantini o comunque insomma. In ogni caso, nella seconda metà del 200, quindi l'epoca proprio di Dante, insomma, nel primo 300, la Grecia, come sappiamo, era divisa insomma, in vari stati, magari proprio anche frutto di quelle crociate e della crociata più disastrosa, insomma, che era avvenuta insomma contro Bisanzio. Ma al di là di tutto questo, ecco, in fondo possiamo dire che Dante, anche se nomina la Grecia, la nomina con una, diciamo, non con un'idea precisa, non ha un'idea precisa. Insomma. In parte forse è un'idea, anche senza forse, insomma, collegata alla sua cultura classica, la sua cultura magari anche proprio virgiliana, visto che abbiamo citato Virgilio. E naturalmente a questo si collega anche l'altra questione, anzi la maggior ragione si collega, cioè, ma insomma, il greco per Dante, il greco come lingua, che cos'era, insomma, che cosa poteva essere? Il greco, da quando fin qui si è capito, per Dante, insomma, era una lingua di cui non aveva un'idea chiara, non l'aveva soprattutto per quanto riguardava il greco a lui contemporaneo. Mentre più in senso lato, sul greco, o su questo concetto del greco, Dante interviene, come è stato osservato, già nella vita nuova, quando si riferisce alla situazione linguistico-culturale, diciamo, dell'Oriente greco, del greco comunque, insomma, in cui non si capisce bene, insomma, quanto abbia in mente il greco antico e quanto anche la situazione più moderna a lui contemporanea. In quell'ambito, nel quale i temi della letteratura alta, elevata, nobile, erano trattati in una lingua di cultura che era distinta da quella volgare, ed è la lingua di cultura, che del resto il discorso vale anche per il latino, ed è la lingua di cultura che guarda Dante. Infatti nel passo io avrei anche ma non oso condividere, perché temo a sto punto, insomma, potrei anche provare a vedere, ma insomma lo leggo e ame, ecco, insomma. Diciamo, questo discorso a cui facevo cenno, Dante lo nota già nella Vita Nuova, quando dice, insomma, è un passo famoso: anticamente non erano dicitori d'amore in lingua volgare, anzi erano dicitori d'amore certe poete in lingua latina, quindi lingua volgare, lingua latina. Tra noi, dico, avvegna forse che, anche se tra altra gente, popoli, addivenisse e addivenia ancora, cioè capitasse e capiti ancora, sì, come in Grecia, non volgari, ma letterati poete, che ci fossero appunto non scrittori in volgare, ma poeti dotti, in questo caso letterati, conoscitori della lettera, del latino, e quindi ecco, pone questo problema, insomma, questa duplicità di lingua che poteva esserci, siccome in Grecia, insomma, anche in Grecia. Ma è chiaro, qui si vorrebbe interrogare Dante, ma è un po' difficile interrogarlo, questo è quanto ci dice, perché d'altronde anche in questa citazione che adesso ho letto, in fondo non c'è solo il problema volgare, letterato, volgare, nobile, quindi, ma anche dal punto di vista tematico Dante qui è molto limitato, perché parla dei dicitori d'amore in lingua volgare, cioè si limita alla tematica
affrontata dalla poesia d'amore, quindi una dimensione tematica ben circoscritta, ben orientata. Ma successivamente alla vita nuova, nel convivio, che giustamente veniva prima citato, quando Dante, anche forte della citazione del trattato di Cicerone, vero, del De Finibus, quando Dante riprende la polemica contro chi biasimava lo latino romano e lodava la grammatica greca, cioè il greco, come lingua regolata, quindi grammatica, e lingua fissata una volta per tutte, greco come lingua intangibile, lingua perfetta, Dante riporta la sua riflessione, in questo caso, nel convivio, in una prospettiva più strettamente, mi pare, linguistica. A queste affermazioni corrisponde la sua convinzione, del resto, che aveva espresso nel De Vulgari Eloquentia, secondo la quale i greci sono tra coloro, come i romani, però poi rimane sempre lì, ecco, appunto, poi non si riesce a sapere cosa davvero Dante di greco sapesse. Cioè, nel De Vulgari Eloquentia, come in questa osservazione del convivio a cui facevo cenno, nel De Vulgari Eloquentia, quando dice che i greci sono tra coloro, come i romani e altri, che possiedono, accanto a una lingua volgare naturale, una grammatica, cioè una lingua di cultura, una lingua artificiale. Dunque, una lingua grammaticale, per antonomasia, come ha spiegato il Marigo nel suo commento del De Vulgari Eloquentia. E dunque abbiamo anche un altro tipo di lingua, cui i romani dettero il nome di grammatica, e questa lingua, secondaria, è vero, hanno pure i greci, è vero, ma non tutti i popoli. Dunque, qui si aprono molti, molti problemi, per cui dovremmo così dedicare molto, molto più tempo. Molto velocemente, sì. Sì. Però, ecco, lasciando altri discorsi ancora su chi erano i greci, la Grecia, il greco per Dante, lasciando anche il discorso se ci sono versi greci mascherati nella commedia, vorrei un attimo accennare, ma poi il discorso sarà fatto dalla collega successiva, ai grecismi, e all'etimologia, al rapporto etimologia greco in Dante, e poi al discorso della traduzione. Naturalmente grecismi in Dante ce ne sono, è un tema piuttosto noto, affrontato da studiosi della lingua italiana, ripetutamente, adesso anche dalla nostra ospite, non sto a citare tante osservazioni che aveva fatto già Migliorini, in maniera molto, già Bruno Migliorini, grande storico della lingua, in maniera molto precisa su che cosa fossero i sismi, sugli adattamenti di Dante, sulle neoformazioni di Dante stesso, che non sono molte, su problemi di carattere poetico e morfologico. Voglio solo aggiungere una cosa, prima di passare alla traduzione, al rapporto Dante, l'etimologia, che potrebbe essere interessante e che è interessante nello studio del greco di Dante. Dante ricavava le sue etimologie quando le fa nelle varie opere, sia in quelle latine, nel convivio, nella commedia, ricavava le sue etimologie evidentemente da enciclopedie, e da lessici medievali, non le ricavava anche quando citava parole greche da una scienza precisa, di parole greche. È il caso, per esempio, famoso della parola filosofo, tanto vale in greco philos, come a dire amore, in latino, e sophos, quasi sapiente, per cui poi lui spiega qui in maniera abbastanza corretta, che questo nome di filosofo vale a dire amatore di sapienza. Ecco, quindi
il discorso dell'etimologia, oppure se noi prendessimo, lì i casi sono molto interessanti, la lettera, magari anche parte di battuta per la sua autenticità, la lettera a Can Grande, quando parla di allegoria, in cui dice greco alleon, cioè alienum in latino, è diverso, insomma, oppure quando spiega le differenze negli inizi del discorso, opera, insomma, in cui distingue il proemio, spiegando appunto perché, come discorso retorico, il prologo, sono tutte parole evidentemente greche, il preludio e così via. Comunque possono essere spesso anche etimologie discutibili, Dante è più attento comunque, ma ci offrono uno spiraglio della conoscenza indiretta e mediata che Dante aveva nel greco. A questo discorso delle etimologie si può naturalmente collegare i problemi della traduzione di Dante e della traduzione nel Medioevo. Per quanto riguarda la traduzione, Dante soprattutto si sofferma, e qui in maniera molto diversa rispetto a quello che farà Petrarca, che è molto più libero, Dante si sofferma sul tradurre poesia, e parla della intraducibilità della poesia, e però così facendo dà un impulso determinante, importante sul piano teorico, partendo proprio da Omero, e i termini che Dante usa per indicare il processo traduttivo sono mutare o trasmutare, e c'è quel passo famoso, insomma, del noto del convivio, in cui dice: e però sappia ciascuno che nulla cosa per legame musaico armonizzata si può in altra trasmutare senza rompere la dolcezza e l'armonia. Cioè, insomma, c'è questo discorso molto importante che si porta a vedere come, secondo Dante, insomma, nulla che è scritto, diciamo, poetico, che è legato da, che ha unito da questo legame musaico, può essere tradotto convenientemente. Qui Dante segue un po' le sue idee, però le adatta in maniera assolutamente originale. Segue San Girolamo, però, insomma, mentre San Girolamo aveva il problema serio se vale la traduzione verso sensum oppure la traduzione più libera, Dante qui restringe sulla poesia e dice come la poesia in sostanza non si possa tradurre. E in particolare lui aveva in mente appunto Omero, aveva in mente, e dà anche una spiegazione, insomma, molto discutibile e discussa su perché Omero non sia stato tradotto, è vero, e aveva in mente la poesia dei Salmi, la poesia biblica. E però, se poi noi andiamo a vedere Dante come si comporta nei confronti, diciamo, almeno della poesia biblica, e poi non certo di Omero, che lui non poteva tradurre, ma per esempio di Virgilio, vediamo come Dante nella Commedia inserisca delle traduzioni in versi, quando per esempio nel canto 25 del Paradiso, dice: sperino in te nella sua teodia, cioè nel canto che ho fatto da Davide. Vicino al microfono, grazie, perché... Prego. Sì, si concentri sul microfono, perché non riusciamo sempre a seguire. Il microfono è qui, forse sì. non ero abbastanza vicino, forse. Adesso sì, cerchi di non allontanarsi dal microfono, ecco. Va bene, andiamo per continuare. Quindi, diciamo, se da un lato Dante dice appunto che nulla si può, quando è poesia, insomma, no, tradurre convenientemente in poesia, poi lui però tenta o ci mette dentro nella Commedia degli esempi di traduzioni poetiche. Certo, sono esempi sporadici, non sono, però, insomma, sono inseriti, e sono esempi di Dante traduttore. Lo fa, dicevo, con qualche esempio dei Salmi, lo fa con traduzioni dei versi di Virgilio, insomma, no? Virgilio viene tradotto sia quando Dante, per esempio, vuole citare Creta,
nel canto 22, dove c'è il veglio di Creta, e c'è quel verso: in mezzo mar siede un paese guasto che s'appella Creta, che è esattamente una traduzione in versi di un verso di un esametro virgiliano dal terzo libro dell'Eneide, oppure nel passo importante e famoso del canto 22esimo del Purgatorio, quando Stazio si rivolge a Virgilio con le parole della quarta egloga, insomma, no? E un altro caso che poi lascio perdere, insomma, appunto nel caso di Stazio dice, insomma, è vero, dice: quando dicesti, Stazio si rivolge a Virgilio, secol si rinnova, torna giustizia e primo tempo umano, e così via, insomma, iam redit Virgo, redeunt Saturnia regna, insomma, sono diversi famosi. E certo, dicevo che comunque nei confronti della traduzione, la traduzione, Dante è originale la sua spiegazione che dà, insomma, perché Omero non è stato tradotto. Ecco, no, non dice perché non si conosceva il greco, non dice perché, dice perché greco usava quella lingua intoccabile, quella lingua, insomma, no, incorruttibile, e non è stato tradotto. È una copertura, diciamo così, se mi permettete, teorica, ben più solida, per esempio, di quella, diciamo, un po' superficiale, ma certamente ben più solida, che circolava tra gli scrittori medievali, che era stata offerta, ad esempio, da uno scrittore medievale importante come Benoît de Saint-Maur, secolo prima, poco meno, insomma, secolo prima di Dante, che nel suo romanzo di Troia, Roman de Troyes, no? Definisce Omero un chierico, un clers meraviglioso, un sapiente straordinario, e lo loda, però lo ritiene inaffidabile, non veritiero, in quanto autore di un'opera scritta molti anni dopo gli avvenimenti narrati, dunque non frutto di un'esperienza diretta, e un'opera dunque piena di inverosimiglianze a partire dal combattimento tra dei e uomini. Per questa ragione, forse, possiamo dire noi, non meritevole l'Iliade, insomma, no, di traduzione, e addirittura inferiore alla fiducia attribuibile ai compendi latini di personaggi mitici e fantastici, puramente fantastici, come Barete di Frigia o Ditti di Creta. E possiamo vedere in questa prospettiva di Benedetto di Saint-Amaur, di Benoît de Saint-Maur, un declassamento, e si potrebbe quasi però riconoscere anche una forma maldestra di excusatio, di scusa, cioè una indiretta ammissione di non conoscenza del greco, cosa che Dante farà. Dante appunto dirà che il greco era, di una non conoscenza del greco, dunque di non poter leggere e tradurre il testo originale, diversamente da Dante, e giustifica e spiega la mancata traduzione di Omero con l'idea della intraducibilità della sua poesia, nonostante lui, Dante stesso, poi ci dia esempi di traduzioni, se non di Omero, ma appunto, come dicevo prima, o diversi tratti dai Salmi o diversi tratti dall'Eneide, ma sono appunto traduzioni parziali, tratti dall'Eneide e dalla Vulgata biblica, due opere appunto scritte in latino, una lingua che Dante conosceva. E altrettanto però non poteva fare per Omero, che nel canto quarto dell'Inferno Dante onora come poeta sovrano, ma le cui opere, diciamo, non poteva leggere, e dunque a maggior ragione non poteva tradurre. Vi ringrazio. Va bene, grazie a lei per questa bella così escursione nel pensiero, nelle problematiche di Dante, sia per quanto riguarda
la natura stessa del greco, della Grecia come dal punto di vista territoriale, sull'etimologia, sulla problematica del mutare, trasmutare, insomma, se, effettivamente se ne potrebbe parlare. E certo, sono problemi che andrebbero. Diciamo che comunque il tempo stringe e bisogna andare avanti. Dare la parola alla professoressa Piro. Rammento ai relatori che insomma, vabbè, insomma, sui 20-25 minuti possono essere sufficienti. Bene. Ecco perché, anche perché la diretta poi ha dei tempi molto così stressanti, diciamo. Prego, professoressa sì, Piro. Allora cercherò di condividere, spero che si veda. Sì. Ok, va bene. Bene, allora intanto ringrazio la professoressa Minniti. Chiedo scusa, ti interrompo un attimo Rosa perché vorrei dire due parole, insomma mi pare giusto su di te. Professore di linguistica italiana presso l'Orientale, l'Università Orientale di Napoli, con profonde conoscenze di greco classico, si occupa prevalentemente della storia del lessico italiano, è stata infatti ricercatrice presso il prestigioso tesoro della lingua delle origini, il famoso Tilio. Sapete che è un repertorio lessicale della lingua italiana delle origini, reperibile anche in rete, anzi vi consiglio proprio di andarlo a consultare, a visitare. La professoressa Piro studia specialmente quelle cose interessanti che sono i testi delle scrittrici mistiche medievali. C'è addirittura una Domenica da Paradiso che io non conoscevo. E specialmente si occupa di terminologia della medicina, che appunto le parole greche è l'argomento di cui ci parlerà oggi relativamente a Dante. Ecco, adesso puoi andare avanti, mi sembrava giusto fare una presentazione. Grazie. Anche tua. Grazie. Sì, e intanto volevo ringraziare la professoressa Minniti per l'invito e ringrazio anche gli studenti del laboratorio di traduzione. Mi sarebbe piaciuto anche poter interagire con loro perché magari un confronto anche con il greco antico, il greco contemporaneo che purtroppo non conosco, però magari è un confronto bello per la conoscenza, insomma, di Dante. E se volessimo individuare gli ambiti in cui ricorrono maggiormente i grecismi in Dante, potremmo pensare a vari ambiti. La scienza del trivio, per esempio la parola idioma, poesia, retorica, dialettica, o le scienze del quadrivio, per esempio le parole aritmetica, diametro, geometra, parallelo, tetragono, armonia, melodia, metro, empireo. O ancora in ambito ecclesiastico, per esempio archimandrita, eretico, gerarchia, salmo, salmodia e perizoma, o ancora in ambito mitologico come ambrosia, appunto musa e ninfa. E in particolare però in questo intervento mi occuperò dell'ambito medico con particolare attenzione al termine ipocrate meglio come vedremo, ipocratista, idropisia, idropico. Poi in ambito zoologico alcuni nomi di serpenti che ricorrono all'interno del 24esimo canto dell'Inferno. Intanto partiamo anzitutto dai nomi fondatori della teoria umorale della medicina e che sono i nomi di riferimento per la medicina medievale, ovvero Ippocrate e Galeno, che sono citati nella prima cantica e precisamente nel quarto canto dell'Inferno, ovvero nel limbo, nel canto appunto l'incontro di Dante con Ippocrate e Galeno avviene appunto nel quarto canto, in quella zona, il limbo, al limite in cui i virtuosi, pur non avendo commesso peccati, sono obbligati appunto a essere trattenuti in quest'area di sospensione perché non furono battezzati. E Dante appunto dice di, vedete, non
non si vede bene forse, però nelle due terzine dell'inferno 4 da 139 a 144 ci dice: e vidi il buon accoglitor del quale di Ascoride dico, e vidi Orfeo, Tullio e Lino e Seneca Morale, Euclide Geometra e Tolomeo, Ippocrate, Avicenna e Galieno, Averrois che il grande commento feo. E Dante incontra nel limbo all'incirca 48 personaggi e arriva a Galeno e a Ippocrate e nell'ultimo sono gli ultimi tre personaggi che incontra dopo aver incontrato la mitologia, molti personaggi della mitologia biblica, i poeti antichi Omero, Orazio, Ovidio, che lo accompagnano poi al castello degli spiriti magni, tra i quali vi sono appunto alcuni personaggi greco-latini della storia e del mito, e quindi Elettra, Ettore, Enea, Latino e Lavinia, e finalmente si arriva ai filosofi e quindi ai medici Ippocrate, Avicenna e Galeno. Anzitutto si riscontra come il primo grecismo del nome del medico greco sia Ippocrate, secondo la pronuncia greca, e non come ci aspetteremmo appunto Ippocrate alla latina. E all'interno degli scritti di Dante troviamo anche un derivato del grecismo Ippocrate, un apax dantesco, non lo ritroviamo nella letteratura in seguito nella letteratura italiana, è appunto il termine ippocratista, un aggettivo riferito a Taddeo Alderotti. Fu un medico fiorentino vissuto tra il 1215 e il 1295, nato a Firenze e poi docente appunto medico a Bologna. E Dante è un riferimento per Dante e per molti che apprendono appunto le teorie ippocratico-galeniche durante la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo. Che cosa accade? Qual è la conoscenza di riferimento per Dante? Intanto è la conoscenza dei quattro umori della teoria umorale, che prevede appunto che il corpo umano abbia all'insè quattro umori: il sangue, il flegma, la flegma, la bile nera e la bile gialla, e a seconda dell'equilibrio di questi umori dipende la salute dell'uomo, per cui i medici sono costretti a intervenire nel momento in cui il paziente appunto ha un eccesso di questi umori, e curare i pazienti attraverso il salasso o attraverso l'induzione del vomito o della diarrea. E in particolare vediamo alcuni tecnicismi medici più interessanti. Leggiamo tre terzine dall'Inferno, dal trentesimo canto, ai versi 49-53. Io vidi un fatto a guisa di leuto, purché le avesse avuta l'anguinaia, tronca dall'altro che l'uomo ha forcuto. La grave idropesì, che si dispaia le membra con l'omor che mal converte, che il viso non risponde alla ventraia, facea lui tenere le labbra aperte, come l'etico fa, che per la sete l'un verso il mento e l'altro in su rinverte. Dante ci dice: io vidi uno che sarebbe stato come un liuto se solo l'anguinaia, fosse stato separato dalle due gambe. E la grave idropesia che a causa dell'umore appunto smaltito male deforma a tal punto le membra che il viso non corrisponde al ventre, perché come vedremo il malato idropico ha un ventre molto gonfio, lo dice Dante, come un liuto, e
E mentre il resto del corpo, degli altri e il viso sono emaciati, molto magri, molto secchi, per cui il viso non corrisponde alla pienezza del ventre. E lo obbligava l'idropisia a tenere le labbra aperte come chi è affetto da febbre etica, cioè Dante paragona l'idropisia a un malato di febbre etica che per la sete ha il labbro superiore in alto e quello inferiore in basso, e quindi descrive molto in modo particolare l'atteggiamento dell'assetato, malato appunto di febbre etica, che chiede salute. Quindi c'è il corpo di un uomo che ha eccesso di umore al ventre, che però ha sete. E utilizzo l'immagine di Stradano per farvi vedere come il nostro protagonista, dove siamo per contestualizzare, siamo nella bolgia dei falsari, e il protagonista è quest'uomo, è il maestro Adamo, che era stato condannato al rogo e quindi ucciso perché aveva falsato i fiorini, per cui era stato condannato con il suo complice alla morte. E il termine, vedete la similitudine proprio con il liuto, è impressionante. E vediamo un po' questo termine idropesi. Il termine idropesi che Dante utilizza deriva dal latino, perché tutti i grecismi che noi vediamo, come già il professor Peronna ha citato, sono poi dei grecismi mediati, non c'è un termine diretto dal greco. E quindi Dante prende il termine idropisi deriva da idropisis del latino, e a sua volta dal greco iudrops, composto appunto da iudra, l'acqua, e l'aspetto. E l'idropisia è la malattia causata da disturbi della digestione e che porta a una forte ritenzione idrica con un rigonfiamento del corpo e dell'addome. E Dante ci informa anche che gli idropici soffrono la sete come i tisici, come gli ammalati. Perché c'è questa pena di contrappasso, no, del gonfiore di Maestro Adamo? Perché il ventre gonfio probabilmente allude a un'economia gonfiata dall'immissione di soldi falsi nel mercato, e quindi a un danno della società, appunto, e quindi del corpo sociale. E quindi Maestro Adamo soffre di questa pena di contrappasso. All'interno dei testi danteschi abbiamo anche l'aggettivo idropico, colui che è affetto di idropisia, ed è sempre riferito, è l'unica volta che corre appunto nei testi danteschi, ed è sempre riferito a Maestro Adamo, e anche qui abbiamo idropicus, che deriva dal greco idropikos. All'interno sempre di queste tre terzine che abbiamo visto c'è un altro sostantivo, che è il sostantivo etico. Il sostantivo etico, dal latino ecticus, deriva dal greco ecticos e significa appunto continuo, abituale. E in italiano è associato nella polirematica febbre etica, cioè la febbre continua e persistente che causa un grave deperimento organico. Quindi sia nell'idropisia e sia nella febbre etica, quello che accade è uno squilibrio degli umori del corpo. Nella idropisia c'è un eccesso di acqua e di flegma, mentre nell'etica, appunto, nella febbre etica c'è una perdita appunto dell'umore dell'acqua, e quindi il paziente è obbligato a bere sempre. Ma ci sono altri termini, altri grecismi legati proprio alla disfunzione umorale, e il termine più noto appunto è, nella teoria umorale, quello della malinconia, che deriva dal latino melancolia, dal greco melancolia,
è un composto appunto tra melas e colè, quindi nera bile, che non solo in italiano antico, in Dante in questo passo no, ma in italiano antico dà origine appunto al calco, no? Malinconia, un calco leggermente modificato, perché appunto probabilmente la ricostruzione etimologica da melancolia, che da melas, che è nero, viene assimilato a male, malinconia, per cui noi abbiamo anche un cambiamento di significato, laddove il medico vede alla melancolia come a un male soprattutto fisico, causato appunto dallo squilibrio degli umori, invece nel 300 si associa sempre più di frequente, tant'è che ormai nell'italiano oggi, quando pensiamo a malinconia, non pensiamo più a un male fisico, ma piuttosto a un malessere emotivo. E tanto che Dante, appunto, dà al significato di malinconia il significato di sentimento di scoraggiamento e cattivo presagio. Nel sonetto "Un dì si venne a me malinconia", presente nelle rime dantesche, in cui Dante ha il presagio della morte di Beatrice. E un termine legato a malinconia è sempre appunto legato all'emotività di Dante, ancora un grecismo, che presagisce la morte di Beatrice, è il termine farnetico, un termine che anch'esso come malinconia, proveniente dal latino freneticus, ancora con un cambiamento fonetico, una metatesi di posizione, quindi dal latino freneticus, dal greco freneticos, frenetico, dal greco tardo, appunto derivato dal frenesis, e quindi da frenos, che è la mente. Noi abbiamo appunto in farnetico il concetto di delirante, quindi di una visione, appunto, di una quasi preveggenza della morte di Beatrice, che appunto determina e causa molto dolore. E il testo, l'elemento, l'aggettivo farnetico è presente nella canzone, nel testo che precede, nella prosa che precede la canzone "Donna pietosa" e di "Novella etate" della Vita Nuova. E altri elementi greci, sempre, ripeto, mediati dal latino, li ritroviamo in ambito zoologico. In particolare abbiamo un mannello di termini che si trovano nel 24esimo canto. Il 24esimo canto è la bolgia, nel 24esimo canto vi è la bolgia, in particolare nelle terzine in cui questi termini sono presenti. Dante inquadra i ladri e quindi la loro pena, per cui i ladri sono aggrediti da una molteplicità di serpenti, i cui nomi derivano non direttamente dal greco, ma questa volta è il mediatore è Lucano nella Farsalia, e quindi i termini che appunto derivano dal greco sono anfisibena, dal latino di Lucano, anfisibena, e quindi da anfisbaima, e quindi anfi e baino, andare in due direzioni. Ancora il serpente cencro, da cencros, appunto, che indica il grano di miglio, perché è un tipo di serpente macchiato, maculato, e quindi appunto viene utilizzato anche per i serpenti. E che l'idro, da cheliudros. E ancora questo termine farea è molto interessante, e perché ci dice anche qualcosa in più anche sulla ricezione di Dante attraverso il latino, perché abbiamo già visto come melancolia diventa malinconia, abbiamo già visto come farnetico deriva da frenetico, e allo stesso modo farea, che appunto è un altro tipo di serpente,
deriva, è presente in Dante, però da una lettura inesatta del latino pareas e dal greco pareias. E un altro termine che pure Dante vi porto un esempio dei vari serpenti, insomma, sulla destra, l'opera è di Priamo della Quercia, e si vede proprio come i ladri, appunto, sono morsi e appunto infastiditi dai serpenti. C'è un altro termine che ci mostra un fraintendimento di Dante rispetto al termine antoma. Il termine si trova all'interno del decimo canto del Purgatorio, nelle tre terzine che leggo rapidamente, che sono rivolte ai cristiani superbi. O superbi cristian miseri lassi, che della vista della mente inferi fidanza avete nei retrosi passi, non v'accorgete voi che noi siamo vermi, nati a formar l'angelica farfalla che vola alla giustizia senza schermi? Di che l'animo vostro in altro galla? Poi siete quasi antomata in difetto, siccome vermo in cui formazione falla. E quindi Dante chiede, si rivolge ai cristiani superbi e li definisce poveri incivili, con la mente ottenebrata, che hanno fiducia soltanto dei vostri passi rivolti all'indietro. Non vi accorgete che siamo dei vermi destinati a formare una farfalla angelica che vola senza intralci verso la giustizia divina? A che titolo il vostro animo insuberbisce e poi siete simili a insetti malformati, proprio come un verme che non si è del tutto sviluppato? Guardate, il termine insetti malformati rende appunto nella parafrasi antomata in difetto. In realtà questo antomata non esiste ed è verosimilmente una trascrizione che risente dell'incrocio automata, quindi che si autogenera, con il termine entoma, che significa insetto. Quindi quando noi cerchiamo, evidentemente è un errore, perché c'è la trascrizione, è facile soprattutto nel Medioevo leggere appunto la N come U e viceversa, per cui un termine come automata, probabilmente non molto frequentato, diventa antomata attraverso questo incrocio, per cui antomata sono gli insetti che si autoriproducono, no? Quindi Dante esprime la superbia come chi si genera da sé e quindi ha peccato e quindi deve espiare nel paradiso, nel purgatorio, scusatemi. E, da questi esempi si nota come i vari grecismi danteschi, che avevano una trafila dotta, non hanno ancora in Dante nel 300, ma anche nei testi medici trecenteschi, faccio riferimento per esempio all'Almansore, che è il primo testo medico probabilmente coevo proprio alla composizione della Divina Commedia, e quindi non hanno una come dire una forma ben definita, e a volte infatti è anche azzardato per esempio definire un termine l'epilessia o l'idropisia con termini contemporanei, no? Di italiano medico contemporaneo. Per cui il lavoro che ultimamente si cerca di fare è proprio di guardare come nel corso della storia della lingua della medicina questi grecismi abbiano assunto un significato diverso nei secoli, e vedere come poi siano cambiati sia a livello di significante e a livello di significato. Vi ringrazio. Ringraziamo noi la professoressa Piro, è veramente molto interessante, insomma, anche poi osservare questi termini all'interno nel contesto, insomma, della poesia dantesca. Ecco, questi termini, giustamente come hai sottolineato, che
Nel tempo, nel frattempo poi sono in via di formazione, quindi nel frattempo cambieranno anche il significato, ma forse particolare, come dire, molto strano può sembrare proprio l'accentazione a noi come parlanti greci, l'accentazione alla latina delle parole, quindi... Alcuni termini poi probabilmente risultano alla greca, probabilmente più per ragioni diverse. Sì, sì. Quindi corrispondono come Ippocrate, sì, corrisponde cioè, ecco. nell'esatta pronuncia greca. Sicuramente desta, ecco, molta... Sì, c'è tanto lavoro da fare, certo. Va bene, grazie. Adesso diamo la parola al professor Kedrotis, se non sbaglio, secondo la scaletta. Vabbè, che dire di Yorgos Kedrotis, insomma, conosciutissimo, ecateros, come diciamo, sulle due sponde, su entrambe le sponde dello Ionio. Yorgos Kedrotis è prima di tutto poeta, scusa Giorgio, ma io lo dirò, ecco, ti presenterò con questa serie, con quest'ordine, quindi poeta, docente di traduzione all'Università dello Ionio di Corfù, cioè praticamente a un tiro di schioppo dall'Italia, con prolungati soggiorni a Napoli, fra l'Orientale, insomma, e altre università, traduttore prolificissimo, con oltre 60 titoli, se non sbaglio, multiforme e multilingue, traduce dalla maggior parte delle lingue romanze, nonché dal tedesco, dal ceco, dal russo, ma a noi è particolarmente... Come dire, lo amiamo particolarmente, gli vogliamo particolarmente bene perché traduce, insomma, dall'italiano e perché ha tradotto in greco le poesie italiane di Solomos. Solomos, poeta bilingue dell'Eptaneso, orgoglio nazionale di noi greci. Ultimamente Yorgos Kedrotis è stato premiato dall'Università di Palermo proprio per le sue prestazioni, per la sua attività di traduttore dall'italiano al greco. Yorgo, se ho tralasciato qualcosa mi perdonerai. Vabbè, ho tralasciato che sei un acceso sostenitore della squadra dell'Olympiakos, che è la squadra del Pireo. E ti do la parola, ma questo ormai lo sanno tutti, quindi... Tifo anche Napoli. Sì, lo sanno anche a Napoli, anche a Palermo. Sì. Sei famoso anche per questo. Ma sono molto lieto di parlare sul poeta sovrano italiano e europeo, Dante, e sul poeta sovrano anche europeo, o Dionigi e Solomos, ma... La mia relazione sarà in greco moderno, scusate. Va bene. Okay. Più vicino al microfono, se sì, puoi. Sì. Ok. Το παράδειγμα του υψηλότατου ποιητή, του poeta sovrano, του Dante, του Αλιγκέρι, ο Σολομός το ακολουθεί πολύ πιστά. Πρέπει να ήταν ο Δάντης, να ήταν ο αγαπημένος ποιητής του Σολομού, αν και τα πιο πολλά καλά λόγια τα έχει εισπράξει ο Φόσκολο, για τον οποίο μάλιστα έχει γράψει και το περίφημο Ελόγιο. Και ο Πετράρχης και ο Τάσος και όλοι οι μεγάλοι ποιητές, οι οποίοι διαβάζονταν και μελετούνταν στο Μιλάνο και στην Παβία, απασχόλησαν πάρα πολύ τον εθνικό μας ποιητή, τον Διονύσιο Σολομού, που έχει πει για την Ιταλία ότι πήγε βάρβαρος και γύρισε πολιτισμένος άνθρωπος στην Ελλάδα, στην Ελλάδα που δεν υπήρχε το 1818 ακόμα. Λοιπόν, τον μεγάλο Δάντη, τον Ντάντε, ακολουθεί ο Σολομός, όχι μόνο στο ύμνο στην ελευθερία, που το μότο είναι δύο στίχοι από το Πουργατόριο, αλλά και σε άλλα του έργα.
Είχε μελετήσει την θεία κομμωδία, είχε μελετήσει τον De Vulgari Eloquentia του Δάντη και τις απόψεις του Δάντη, τις γλωσσικές, τις είχε ενστερνιστεί και τις παρουσιάζει στο κορυφαίο του θεωρητικό έργο, τον Διάλογο. Έχει αξία ότι και ο ύμνος στην ελευθερία και ο Διάλογος γράφτηκαν το 1823, τότε που ο αγώνας ήταν στο ζενίθ, στην κορύφωσή του. Και εκεί θυμάται τον μεγάλο Αλιγκέρι, ο Σολωμός, με διάφορες ευκαιρίες. Από τον De Vulgari Eloquentia, ο Σολωμός παίρνει, θα λέγαμε, το νέκταρο και την αμβροσία. Ποιο? Το βούλγους. Καθαγιάζει την έννοια του βούλγους, του βολγάρε, στα ελληνικά. Δηλαδή, δεν το λέει χυδαίος, ούτε όχλος, όπως το λέει η Αγία Γραφή, ειδών δε ο Ιησούς τους όχλους ανέβει επί το όρος, αλλά το λέει λαός. Δηλαδή, χρησιμοποιεί την λέξη αυτή που χρησιμοποιούμε και εμείς σήμερα. Και το λέει λαός και δεν το λέει δήμος, παρόλο που ο Σολωμός είχε μελετήσει τα δημοτικά μας τραγούδια και από εκεί έμαθε τα ελληνικά. Ο Σολωμός ήταν ιταλόγλωσσος. Ιταλικά μιλούσε σε όλη του τη ζωή. Τα ελληνικά, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, έτσι είναι, τα έμαθε αργότερα και όχι μόνο τα έμαθε, τα είμαστε πάρα πολύ καλά και μας τα δίδαξε. Τώρα εμείς βέβαια δεν τον πολύ ακούσαμε, αλλά δεν πειράζει. Οι στιγμές της δόξης του είναι λίγο καθυστερημένες, αλλά ήδη αυτή τη στιγμή είναι un poeta glorioso, έτσι, ο Σολωμός. Λέει λοιπόν ο Σολωμός τα διδάγματα του Δάντη. Τες λέξεις ο συγγραφέας δεν τες διδάσκει, μάλιστα τις μαθαίνει από του λαού το στόμα. Ο δάσκαλος των λέξεων είναι ο λαός. Και επικαλούμενος τον μεγάλο Κοντιγιάκ, μας λέει ότι η λέξη είναι το σημείο της ιδέας. Πολύ πιο μπροστά από τον Σωσίο και τη σχολή του, μιλάει για το σημείο της ιδέας και για το αυθαίρετο και γραμμικό στοιχείο του σημείου. Και βεβαίως μιλάει και για τον χρόνο. Όπως λέει, τα άσπρα μαλλιά είναι αποτέλεσμα του χρόνου, έτσι και οι γλώσσες έχουν και άσπρα μαλλιά, που σημαίνει ότι αλλάζουν. Κάποτε ήσαν μαύρα, τώρα είναι άσπρα. Και καμία αλλαγή δεν είναι για κακό. Όλες οι αλλαγές είναι για καλό. Και επικαλείται επίσης το Δάντη λέγοντας αυτό ότι όλοι οι συγγραφείς έγραψαν τις λέξεις, δηλαδή, του καιρού τους, της εποχής τους, του χρόνου τους. Διότι το πρόβλημά μας στην Ελλάδα ήταν πάντοτε αυτό. Να είμαστε πιο επίσημοι. Να είμαστε ουφιτσάλε πάντοτε. Ενώ η ουσία δεν είναι να είσαι επίσημος όπως το εννοείς, αλλά να είσαι αληθινός. La verità. Αυτό ήταν το ηθικό στοιχείο και ο σκοπός του Σολωμού. Πράγματα τα οποία τα έχει πάρει από τον Δάντη. Και μάλιστα, μιας και η συνάδελφος κυρία Ρόζα Πύρο μας ανέφερε ωραία πράγματα από την Θεία Κωμωδία, ο Σολωμός γράφει το εξής. Κάθε γλώσσα πρέπει εξ ανάγκης να έχει λέξεις από άλλες γλώσσες. Ο Δάντης έχει γρεσίσμι, εμείς έχουμε λατινίσμι, έχουμε αγγλίσμι, φρανσεσίσμι, αλεμανίσμι, etc. etc. Δεν υπάρχει γλώσσα που να μην έχει ξένες λέξεις. Και αυτό εξ ανάγκης.
Δηλαδή καλύπτει ανάγκες, αλλά και πρέπει να έχει. Είναι πηγή προόδου η συνομιλία των γλωσσών. Αυτά όλα του τα έχει διδάξει ο Δάντης στο De Vulgari Eloquentia. Όταν μιλάει για το μεγάλο κτίριο της γλώσσας, ο Σολωμός τι κάνει? Παίρνει τον πρώτο στίχο από την Θεία Κωμωδία, «Nel mezzo del cammin di nostra vita», etc. Και τι λέει? Ότι καμία γλώσσα όταν αλλάζει δεν διαφθείρεται, δεν χαλάει. Η αλλαγή δεν είναι διαφθορά, η αλλαγή είναι χτίσιμο. Και εκεί, θα το διαβάσω το απόσπασμα, ρωτάει τον συνομιλητή του, τον οπαδό της καθαρεύουσας, τι λες, ο Μέγας Ντάντε δεν ήξερε τι έκανε. Τι κάνει ο Σολωμός, κάνει κάτι επαναστατικό, σε εισαγωγικά τη βάζω τη λέξη, αλλά είναι όντως επαναστατικό. Παίρνει το «Nel mezzo del cammin di nostra vita», το πασίγνωστο αυτό στίχο με τον οποίο αρχίζει η Θεία Κωμωδία, και τον μεταφράζει στα λατινικά. «In medio cammini nostre vite», και του λέει του λογιότατου, «Σου αρέσει αυτό το πράγμα?» Και η απάντηση είναι ότι αυτό είναι γελίο. Ridicolo. Αυτό είναι γελίο. Οπότε το επιχείρημα του Σολωμού είναι, γιατί τα δικά σας τα καθαρευουσιάνικα είναι καλύτερα. Δεν, επιτρέψτε μου τη λέξη, κολώνεται. Να αυτομεταφραστείτε προς τα πίσω, έτσι όπως νομίζετε ότι μιλούσαν οι αρχαίοι, ενώ τους αγνοείτε κατά βάθος. Θέλετε εσείς να ανεβείτε κάπως από τόσο χαμηλά που είσαστε και ταπεινώνετε, είναι μια ουμιλιατσιόν, είναι μια ταπείνωση του αρχαίου πνεύματος, το να προσπαθείτε να τους μιμηθείτε ενώ δεν έχετε τα φόντα. Ο συγγραφέας, ο ποιητής, μαθαίνει τη γλώσσα από το στόμα του λαού. Είναι αμφίδρομη η σχέση. Όπως μαθαίνουμε όλοι μας τη γλώσσα μας από το στόμα της μάνας μας, τη μητρική μας γλώσσα, έτσι και όταν μάθουμε τη γλώσσα, μπορούμε και εμείς κατόπιν αλληλοδιδακτικά να δώσουμε στο λαό λέξεις που φτιάξαμε ή λέξεις που εμπνευστήκαμε, λέξεις κυρίως στο χώρο της επιστήμης και της τέχνης, για να μπορεί να τις χρησιμοποιεί και να έχει πρόσβαση και ο λαός ευκολότερα στα επιτεύγματα της τέχνης και της επιστήμης. Εσείς όμως, λέει στον σοφολογιότατο, προσπαθείτε να βρείτε τη λίγκουα αντάμικα, την οποία ούτε ο Αδάμ δεν την ήξερε κανονικά. Γιατί αν διαβάσουμε σωστά τις γραφές, θα δούμε ότι κατ' εντολήν του Θεού δημιουργούσε λέξεις ο Αδάμ, τις οποίες ούτε ο Θεός εγνώριζε. Αν διαβάσουμε με στενό πνεύμα τα πρώτα κεφάλαια της Γένεσης. Και ξέρε κάτι, λέει στον σοφολογιότατο, με τα λόγια πάντοτε του Δάντη. Σας διαβάζω το απόσπασμα. Πρέπει να υποταχθούμε στο στόμα του λαού, στη λαϊκή λαλιά, στη λαϊκή γλώσσα, λέει ο Σολωμός. Υποτάξου πρώτα στη γλώσσα του λαού και αν είσαι αρκετός, σου φυσένεται, ικανός, αν είσαι ικανός, κυρίεψέ την τη γλώσσα. Σοφολογέτος, δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται αυτό. Θα σου πω εγώ, του λέει, πώς γίνεται ο Σολωμός.
Από τα παραδείγματα που θέλει σου αναφέρω, θέλει φανερωθεί πως ο συγγραφέας πότε στις φράσεις του ακολουθάει το λαό, πότε όχι. Πως η μορφή των λέξεων που μεταχειρίζεται ο λαός δεν αλλάζεται από τον συγγραφέα. Πως κάθε λέξη για να λάβει ευγένεια δεν χρειάζεται άλλο παρά την τέχνη του συγγραφέα. Αν παίρνω τα παραδείγματα από τους ξένους, μη με ελέγχεις, γιατί το φταίξιμο δεν είναι δικό μου. Και παίρνει αυτήν την τερσίνα από το Ινφέρνο, «Quand io fui desto innanzi, la dimane piangere senti falsono i miei figlioli che erano con meco e domandare dal pane, del pane». Και του λέει, «Con meco», λέει ο Δάντης. Εσύ θα φρίξεις και θα πεις «Λάθος, λάθος, ερώε, λάθος». Ο λαός όμως το χρησιμοποιεί και ο Δάντης παίρνει τη λέξη από το στόμα του λαού και την χρησιμοποιεί. Και λέει, μάλιστα είναι καλό να παρατηρήσουμε πως εκείνο το «con meco», όπου οι Ιταλοί το βρίσκουν σωστότατο, δεν μπορεί να προέρχεται παρά από τον κοινό λαό, βούλγους, έτσι. Γιατί ο συγγραφέας αυτού του δεν τολμάει να το κάνει. Δηλαδή, ο λαός είναι πιο τολμηρός στη δημιουργία λέξεων και φράσεων από τον ποιητή. Σε άλλες περιπτώσεις όμως, ο ποιητής δεν ακολουθεί το λαό. Και έχει ένα παράδειγμα από το Παραντίζο και ένα παράδειγμα από το Ινφέρνο. Μάλιστα λέει το πολύ, πολύ, πολύ γνωστό στίχο από το Ινφέρνο, «I veni in loco doni luce muto». Αυτό δεν μπορεί να το πει ο λαός. Του το διδάσκει αλληλοδιδακτικά ο ποιητής του λαού για να μπορεί μετά ο λαός να το πει και να φτιάξει άλλα πράγματα. Λέει ο Σολωμός, αυτή η φράση δεν είναι του λαού. Τα λόγια όμως τα καταλαβαίνει, γιατί είναι δικά του. Και αμέσως παρακάτω έχει ένα υπέροχο παράδειγμα για το βολγκαριτζάρε, για τις λαϊκές, χιδαϊκές εκφράσεις. Του λέει ο Σοφολογιώτατος, δώσ' μου και κανένα παράδειγμα για να καταλάβω εις τι τρόπον οι λέξεις που φαίνονται χιδαϊκές μπορούν να γίνουν ευγενικές. Θα σου πω αμέσως, του λέει, αλλά πες μου σε παρακαλώ εσύ, αυτές οι λέξεις που θα σου αναφέρω, τι λέξεις είναι. Και του λέει, σολερό, πεκατόρ, κάπο, παστό, φορμπέντο, καπέλι. Και του λέει ο άλλος, αυτό το πάστο, το φορμπέντο και το καπέλι είναι βολγάρ, είναι χιδαίο, τελείως χιδαίο. Και του λέει ο Σολωμός, άκου, του λέει, από την Θεία Κωμωδία, από το Ινφέρνο, τους στίχους. «La bocca sollevando al fiero pasto, quel peccator, formendo la capelli del capo, che egli aveva di retro guasto». Πώς σου φαίνεται? Εξακολουθείς το φορμπέντο και το πάστο να πιστεύεις ότι σου φέρνουν φρίκι, ή να λοιπόν, αν έχεις ψυχή, αισθάνεσαι πως έτσι μεταχειρισμένα τα λόγια δεν είναι χειραϊκά. Αν δεν έχεις, μήτε τα φαντάσματα της ποιήσεως βλέπεις, μήτε τα πάθη αισθάνεσαι. Τα φαντάσματα της ποιήσεως είναι αυτά που φτιάχνει η φαντασία του ποιητή. Επικαλείται λοιπόν τον Δάντη τρεις φορές, σημαντικές φορές, για να δείξει τι, ότι ο ποιητής ακολουθεί το λαό, κατά βάση κατά κανόνα, κατ' εξαίρεση τον διδάσκει ο ποιητής τον λαό, και κατά τρίτον παίρνει λέξεις από το στόμα του λαού και τις βάζει σε ένα ποιητικό περιβάλλον τέτοιο
που οι λέξεις αυτές αποεκχυδαίζονται. De volgarizzazione, θα το λέγαμε αυτό το πράγμα, αν μπορούσαμε να το πούμε. Ο Δάντης. Ο Δάντης. Πιστεύει ότι τη σημασία των λέξεων τελικά τη διδάσκει ο λαός στον ποιητή. Γι' αυτό και δικαίως ο Δάντης είναι ο θεμελιωτής της ιταλικής γλώσσας, ο στεγαστής της καλύτερα, αλλά και, αν μπορούμε να το πούμε, είναι ο κατεξοχήν Ευρωπαίος λαϊκός ποιητής. Πριν από το Δάντη δεν υπήρχε αυτό που υπάρχει μετά από το Δάντη και το οποίο δεν έμεινε στην Ιταλία. Πήγε σε όλη την Ευρώπη ευτυχώς, και σε αυτό πάντοτε είμαστε ευγνώμονες απέναντι στο ιταλικό πνεύμα και στην Ιταλία. Ευτυχώς πήγε σε όλη την Ευρώπη και ευτυχώς επικράτησε. Σε εμάς στην Ελλάδα ήρθε εξ αρχής μόνο που δεν υπήρχε Ελλάδα ακόμα. Και γι' αυτό κοιτάμε όπως μπορούμε να καλύπτουμε κενά. Ο Σολωμός, μιας και η φίλη μου η Ντομένικα μίλησε για τα ιταλικά ποίηματα του Σολωμού, στο Εγκόμιο για τον Φόσκολο αναφέρει και τον Δάντη. Επιτρέψτε μου να σας διαβάσω το απόσπασμα. Κάποια στιγμή ο Φόσκολο μίλησε άσχημα για την Ιταλία. Είναι γνωστά αυτά. Υβριστικά θα έλεγε κανείς. Η αγάπη του Σολωμού για τον Φόσκολο ήταν τέτοια που και αυτό ακόμα το δικαιολογεί. Ο κατεξοχήν φιλόπατρης Σολωμός μπορεί να αναγνωρίσει στον οποιονδήποτε ποιητή το δικαίωμα να βρίσει ακόμα και την πατρίδα του. Αλλά με το να το πει ότι τον δικαιολογώ δεν είναι καλό αργουμέντου. Και τι κάνει στην αργουμεντατσιόνε του, τι κάνει, επικαλείται τον Δάντη. Να λοιπόν και το απόσπασμα. Πυρπολημένος λοιπόν από αγνό ζήλο ο Φόσκολος, όταν είδε την Ιταλία να παραπατάει και να παίρνει τον δρόμο τον ανάποδο, την κατηγόρησε με λόγια βαρύτατα, με τον ίδιο τρόπο που και ο πατέρας μαλώνει το παιδί του, όταν εκείνο φταίει, ώστε το μάλωμα κανενός ξένου να μην φτάσει να κάνει να πεταχτεί από το αυθάδικο μάγουλό του η κατηγορία για το φταίξιμό του και το πιαστεί έτσι κι άλλο ακόμα. Με τέτοια προαίρεση μαστίγωσαν την πατρίδα τους ο Πετράρχης, ο Βοκάκιος, ο Αριώστος και πιότερο από όλους εκείνος που είναι ο μεγαλύτερος όλων, όταν μέσα στην ψυχή του μπήκε η οργή για να υπηρετήσει τη δικαιοσύνη και έφτασε να κραυγάζει κατάμουτρα στην Ιταλία, «Σέρβα», δηλαδή σε «Εντιντολόρε οστέλο, ναβε σένσα νοχιέρο in gran tempesta, non donna di province, ma modello». «Σκλάβα», την είπε, «και δώμα της θλίψης τρέλο, κάραβο, δίχως τη μονιέρη σε φορτούνα άγρια, όχι αφέντρα επαρχιών, μα κανονικό μπορντέλο». Μια μετάφραση στα ελληνικά. Και βεβαίως τους μεγάλους του δασκάλους ο Σολωμός πάντοτε τους τιμούσε. Πολύ τον Πετράρχη, τον οποίο έχει μεταφράσει κιόλας, πολύ τον Μεταστάζιο, τον οποίο επίσης έχει μεταφράσει, αρκετά τον Τάσο και ποιητές του καιρού του επίσης, τους οποίους έχει βάλει μέσα στην ποιησή του, αλλά σονέτα για ποιητές Ιταλούς έχει γράψει 3, για τον Πετράρχη, για τον Φόσκολο και για τον Δάντη. Τελειώνοντας, επιτρέψτε μου να διαβάσω το «In Lode di Dante», στα ελληνικά, η μετάφραση είναι δική μου, σονέτο εγκομιαστικό στο Δάντη, «In Lode di Dante». Μάλιστα είναι «Con rime obbligate». Ήταν άσος στην ποιητική ο Σολωμός, του έδιναν, για όσους δεν το ξέρουν,
το έδιναν ρήμες έτοιμες, δηλαδή μόνο τις τελευταίες λέξεις του κάθε στίχου, και αυτός γέμιζε το στίχο. Οι ρήμες ήταν ομπλιγκάτε, ήταν υποχρεωτικές. Προτίμησα να το μεταφράσω προσυμφωνημένες. Δηλαδή τους δείξανε και αυτός δέχτηκε. Λοιπόν, κονομήμαι ομπλιγκάτε. Ό,τι στο υγρό γύρω στοιχείο πλανιέται, στου αχανούς βασίλειου τα νερά, και ό,τι άλλο εδώ στη γη εγεννήθη. Και ό,τι νογάει και ό,τι αναπνέει, και παίρνουν σάρκα οι μύθοι, δάντι ο αλαφροίσκιωτος τα έχει ιστορήσει νους. Ενώπιόν του όλοι εκστατικοί, εγώ κρίνω αλλαργινούς τους άλλους, όλους, και ιστερογενείς, και ανεβουλήθη, κανείς να μην του είναι θείασότης πιστός, κατά ήθη όπου κρατούν, τον δείχνω ως ύπουλο ερπετό, φανούς και φρικτορίες θαρετά φέρτε εδώ, των ορατών και πάντων των αοράτων, εξεφόδου εχμαλωτίζει τις τύχες με άσμα και με νου εν τη ρήμη των ετών. Και ειδού η κόλαση τώρα όπου την αθωότητα κες. Και ειδού ο παραδειγματισμός που απλώς μας φοβερίζει. Και ο βίος ειδού ο τρισόλβιος που βαίνει εις το διηνεκές. Il vivere vedi eternamente placido. Βέβαια δεν είναι η μετάφραση σε ενδεκασύλλαβο, δεν βγαίνει καλά ο ενδεκασύλλαβος στα ελληνικά, είναι πολύ πυκνός ο Δάντης. Συγχωρείται ο ελληνικός πολιτικός στίχος ο 15σύλλαβος, αλλά παρακαλώ χωρίς το μη στην 8η σύλλαβη για να μην ακούγεται σαν δημοτικό τραγούδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ringraziamo noi il professor Chedrotis, che ha rammentato che Dionisio Solomos ha vissuto per lungo tempo in Italia, ha studiato a Pavia, è stato un poeta che ha scritto prima in italiano e poi in età adulta ha cominciato a scrivere in greco, non senza difficoltà, perché comunque il greco all'epoca di Solomos non era ancora completamente codificato, ma è stato proprio grazie a Solomos che è stata avviata, così ha contribuito enormemente alla codificazione del neo-greco. Certamente in Italia Solomos ha studiato gli autori italiani, ha studiato profondamente Dante, al quale si è ispirato non solo per il verso, certamente, ma anche proprio sia per la lingua, per l'uso della lingua in sé, ma anche per il pensiero, per quanto riguarda il pensiero linguistico. Infatti non è un caso che il professor Chedrotis abbia intitolato questo suo intervento dialogo, perché Solomos scrive proprio un dialogo secondo la buona tradizione così della retorica, della filologia, in cui appunto discorre sulla natura della lingua volgare, del greco volgare, che ecco, che si doveva come dire stabilizzare, che si doveva sviluppare, e si ispira appunto in questo a Dante e al suo pensiero sulla lingua, sul volgare. Anzi, ha sottolineato, Yorgos Chedrotis ha sottolineato che dobbiamo proprio a Dante questo enorme contributo al fatto che abbia elevato il volgare a lingua letteraria, sia in Italia, ma per quanto riguarda tutta l'Europa, tutta la tradizione europea. Quindi è un, così dire, un suo tributo. È un tributo a Dante che tutti, insomma, dobbiamo a Dante, e quindi anche la tradizione neogreca, attraverso Solomos, ma anche attraverso altri autori. Passiamo adesso, per chiudere questa seconda parte in greco,
Per tornare e concentrarci un po' di più sulla traduzione, al dottor Nikos Kourkoulos, che è un vero italianista, perché è laureato, ha preso la laurea anni fa presso il Dipartimento di Italiano di Salonicco, ed è uno dei pochi conoscitori di italiano in Grecia a essersi specializzato in filologia medievale. E praticamente è un mostro della traduzione, come del resto anche Yorgos Kedroutis, attività che conosce bene per aver lavorato a lungo nell'editoria. Ha al suo attivo più di 80 titoli di traduzioni di letteratura e di saggistica. Ovviamente traduce da varie lingue, ma specialmente dall'italiano, e oggi infatti ci parlerà proprio delle sue traduzioni di Dante, ma delle opere in prosa, che forse è anche più difficile da tradurre la prosa di Dante, se si pensa alle plurime conoscenze che questo autore esprimeva in questi, che Dante riversava in questi suoi saggi, ma e del resto non dimentichiamo che appunto sono saggi scritti in latino, per cui ecco, c'è una certa difficoltà, e ringraziamo Nikos Kourkoulos per averlo fatto. Ce ne parlerà lui direttamente, in particolare della Vita Nova, del Vulgaria Eloquenza, chiedo scusa, che è di recente, tra l'altro, pubblicazione, ma insomma del 2021, se non sbaglio, o forse del 2018, ma comunque ce ne parlerà lui stesso. Prego. In greco. Καθώς έχω ασχοληθεί με τη μετάφραση των λιγότερων γνωστών έργων του Μπάρντι και μάλιστα έχω ασχοληθεί περισσότερο με τα πεζά έργα του, ξεκινάω πάντα, πρέπει να ξεκινάω με μια απολογία. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτά τα ελάσσομα έργα του Μπάρντι όχι μόνο προσφέρουν τα μέσα για μια καλύτερη προσέγγιση ή για μια βαθύτερη κατανόηση της ίδιας της κομμωδίας, αλλά αξίζει να διαβαστούν και να εκτιμηθούν στην αυτόνομη διάστασή του. Ως προς τη μετάφρασή τους, να θυμίσουμε πρώτα-πρώτα ότι τα δαντικά έργα σε πεζό λόγο έχουν γραφτεί σε δύο διαφορετικά γλωσσικά ιδιώματα. Από τη μία έχουμε δοκίμια στη λατινική, για παράδειγμα μια πραγματεία για τη γλώσσα, The Vulgaria Eloquentia, και ένα πολιτικό μανιφέστο, The Monarchia. Από την άλλη έχουμε σε ιταλική γλώσσα της εποχής την ποιητική ή αλληγορική πρόσα της Βίτα Νόβα και τον επιστημονικό και φιλοσοφικό λόγο του Κονβίδιου. Ένα πρώτο πολύ γενικό ερώτημα, στο οποίο δεν έχω απάντηση, είναι το πώς θα μπορούσαν να αποδοθούν αυτά τα δύο διαφορετικά επίπεδα με δεδομένο ότι στην ελληνική γλώσσα, παλιότερη ή σύγχρονη, δεν μπορούν να βρεθούν δίκαιες αντιστοιχίες. Πάντως, η πράξη της μετάφρασης δύο μόνο έργων από τα παραπάνω ελάσσομα του Δάντη, ενός από κάθε κατηγορία, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια ολόκληρη σειρά από ειδικότερα προβλήματα. Για τις ανάγκες και σύμφωνα με τους περιορισμούς πολεμικούς και άλλους αυτής της παρουσίασης, θα αφήσουμε στην άκρη τη Νέα Ζωή, που θυμίζω ότι είναι άλλωστε ιδρυμικό έργο, αφού συνδυάζει ποιήση και πεζό, είναι μια συλλογή νεανικών ποιημάτων μαζί με το σχολιασμό του και ένα αφηγηματικό πλαίσιο που παρουσιάζει τις υπηρεσίες μέσα στις οποίες γράφτηκαν. Αφήνοντας λοιπόν στην άκρη τη Βίτα Νόβα, θα πω μόνο λίγα πράγματα για τη μετάφραση του άλλου δαντικού έργου με το οποίο έχω ασχοληθεί, με τη μετάφραση της γραμμένης στα λατινικά γλωσσικής πραγματείας που φέρει τον τίτλο «De Vulgari Eloquentia» και στην οποία αναφέρθηκαν όλοι οι προηγούμενοι μιλητές, περισσότερο νομίζω ο καθηγητής Περών και ο Γιώργος Κεντροντής. Ας ξεκινήσουμε από την πρόσκληση, από τον ίδιο τον τίτλο. Ο όρος «Eloquentia», με την έννοια εφράδια, εκφραστικότητα, παραπέμπει συνήθως στη ρητορική. Όμως, εδώ πρέπει να τον εννοήσουμε με πλατύτερη σημασία. Για τον Δάντη, η ελοκβέντια αναφέρεται όχι μόνο στην ομορφιά και τη δύναμη του λόγου, αλλά σημαίνει επίσης την αποτελεσματικότητά του, τη γλωσσική πληρότητα. Και τις δύο αυτές πλευρές του όρου νομίζω ότι τις καλύπτει κάπως η λέξη ευρωτεία, παρότι αναφέρεται και αυτή κυρίως στη ρητορική, αφού τα λεξικά δίνουν και μία δεύτερη έννοια για τη λέξη, δηλαδή πέρα από τη ρητορική δυνότητα, σημαίνει και τη σαφήνεια, τη διάβγεια και την πιστικότητα.
Με άλλα λόγια, αυτό που είπα προηγουμένως, αποτελεσματικότητα του λόγου, γλωσσική πληρότητα. Ο Καρούζος, που είχε παρουσιάσει αυτό το ρατικό έργο στο ελληνικό κοινό σε μια περίφημη διάλεξη, όχι ο ποιητής Καρούζος, αλλά ο Χρήστος Καρούζος, ο αξιολόγος, σε μια διάλεξη για τα προηγούμενα 700 χρόνια, την επέτειο από τη γέννηση του Ρόναλντ τότε, μια διάλεξη που δόθηκε το 1966. Με ένα χρόνο καθυστέρηση, λοιπόν, όπως και εμείς τώρα, είχε προτείνει να πούμε την ελοκουέντια, καλλιγλωσία ή καλλιλογία. Νομίζω όμως ότι αυτή η όρη, την μπορούμε να προσθέσουμε πλάι τους και την καλλιέργεια, είναι κάπως βαρύτερη από όσο θα θέλαμε και υπερχιονίζουν πάλι την αισθητική πλευρά, το καλλιλογικό στοιχείο που λέμε, σε βάρος της άλλης, της γενικότερης μουσικής πλευράς. Εγκλωτία. Το επίθετο βουλγάρις που αναφέρεται στην ομιλούμενη γλώσσα, σε αντίθεση με τα λόγια λατινικά, έχει αποκολουθεί παλαιότερα ως δημοτική. Είναι ενδιαφέρουσα απόδοση, κάτι που έρχεται αμέσως στο νου ενός νεαρού. Όμως, αν είναι θεμητή ή ακόμα επιθυμητή κάτι σε σχέση με την ελληνική γλωσσική ιστορία, είναι οπωσδήποτε παραπλανητική η τάχθηση διαφορετικών φαινομένων και άλλων εποχών. Από την άλλη, δεν μπορούμε να την πούμε απλώς λαϊκή γλώσσα, γιατί δεν είναι η γλώσσα του λαού σε αντιπαράθεση, ας πούμε, με τη γλώσσα των καλλιεργημένων ή των ανώτερων τάξεων. Είναι η κοινή γλώσσα και των με και των δε. Τη μιλάνε ταυτόχρονα και οι σοφοί δόκτωρες και οι χαμάρδες. Τη χρησιμοποιούν μεγάλοι άνδρες στην πλατεία, στο δημόσιο λόγο θέλω να πω, αλλά και οι μανάδες και οι βάρδες που μιλάνε στα παιδάκια. Ο Δάντες είναι σαφής στο σημείο αυτό. Νομίζω επομένως ότι είναι λίγο πολύ υποχρεωτικό να την πούμε κοινή γλώσσα. Ακριβώς αυτή η κοινότητα, με την έννοια του κοινού πράγματος, είναι ένα από τα συγκεκριμένα γνωρίσματα της γλώσσας που μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, της γλώσσας που ενδιαφέρει τον Δάντη. Ας σημειωθεί εξάλλου ότι η λέξη βουλγάρης, αναφερόμενη στη γλώσσα, είχε χάσει την ελληνική σημασία από το βάλει ετοιμολογία, βούλγους ο όφλος, και είχε πάρει ήδη από την εποχή του Ντάντε ουδέτερη και περιγραφική αξία. Μίλησε και ο Γιώργος πάνω στο για αυτό το θέμα. Είναι λοιπόν λανθασμένη η απόδοση χυδαία γλώσσα ή άξιστη γλώσσα που εξακολουθεί να εμφανίζεται σποραρακά. Είναι πραγματικό λάθος, πραγματολογικό λάθος. Πώς να το κάνουμε. Πέρα από ότι δίνει μερικές φορές κομικά αποτελέσματα. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό πάνω κάτω καταλήξαμε στο τίτλο «Η Ευρωπαϊκή της κοινής γλώσσας». Αφού εξετάσαμε μεταφραστικά τον όρο «Βουλγάρης» και «Βουλγάρη», ας περάσουμε και στα τέσσερα διάσημα επίθετα, στους τέσσερις πανηγυρικούς χαρακτηρισμούς με τους οποίους τολίζεται, για να χρησιμοποιήσουμε μια δυνατική έκφραση, η επιθυμητή κατά αλληγγέρη κοινή γλώσσα. Η κοινή γλώσσα, μας το θύμισε και το Μένικα προηγουμένως, είναι, σύμφωνα με το πρωτότυπο κείμενο, Ιλούστρης, Καρδινάλης, Άουλικα και Κουριάλης. Για την απόδοση των δύο πρώτων, λαμπρή και αξιονική, δεν θα πω τίποτα τώρα. Όμως τα δύο τελευταία επίθετα, προέρχονται και τα δύο από το πολιτικό λεξιλόγιο, δημιουργούν ένα ζήτημα με τη συμπαράθεσή τους. Εντάξει, άουλικα εννοεί τη άουλα, τη αυλή, κάποια ηγεμονική αυλή, αυλική λοιπόν. Κουριάλη θα είναι τη κουρία. Αλλά τελικά, ποια είναι η διαφορά αυτών των δύο λέξεων όταν αναφέρονται στη γλώσσα? Είναι ένα θέμα που έχει προβληματίσει τους δανειστές και ο ένας κάνει τη διάκριση ανάμεσα σε αυτοκρατορική άουλα και σε βασιλική κουρία. Ο Αρίστιντε Μαρίδο το λέει αυτό. Επομένως, αν το παίρναμε τις μεταφράσεις, θα έπρεπε ίσως να μεταφράζαμε αυτοκρατορική και βασιλική. Άλλοι πάλι δεν ξεχωρίζουν τελικά τις δύο αυτές τις κατηγορίες. Βρίσκω για παράδειγμα σε μια παλιά ελληνική μετάφραση του Αντρέου Μεώτση, βασιλική και αγγλική. Ενώ ένας τρίτος, ο Γουστάβο Βενάη, δίνει ρητορική αξία στον όρο που διάλεις και παραπέμπει στο μεγαλόπρεπο και στιγματισμένο ύφος της επίσημης πρόζας. Όμως, σκέφτομαι εγώ, ο Ντάντε ξεκινάει την αφηρημένη ιδιότητα, κουριαλιτάς, και τη συσχετίζει με τη δικαιοσύνη και την ορθοφροσύνη.
Μας λέει επίσης ότι Κουριάλης λένε ότι είναι καλοζυγισμένο. Μπαίνει λιμπράτο. Επομένως, ο όρος έχει και ηθική, η πνευματική αξία. Οι μεσαιωνικές κουρίες είχαν διοικητικές και δικαστικές αρμοδιότητες. Έστεκαν συνήθως πλάι σε έναν ηγεμόνα που αποτελούσε την πηγή του νόμου. Οπότε, τι κάνουμε. Θα προτιμούσα και λόγω όλης αυτής της αμφιβολίας, αν όχι λιγομονίας, να κρατήσω μετάφραση τη λέξη κουρία. Θα το ήθελα πολύ. Αδυνατούσα όμως να σχηματίσω ένα ευπρεπές επίθετο. Τελικά κατάφερα στη λύση που είχα βρει πάλι στη διάλεξη του Καρούζου, βουλή και βουλευτική. Λέξεις που διατηρούν κάτι από τις ηθικοπολιτικές συνδηλώσεις της κουρίας, όπως πιστεύω ότι θα αντιλαμβανόταν ο Δάνης. Όμως, για να εξομολογηθώ την απορμία μου, δεν έφτασα στο σημείο να φτιάξω και το αντίστοιχο αφηρημένο ουσιαστικό, βουλευτικότητα, ας πούμε, και απόδωσα το κουριαλιτάς τη μοναδική φορά που αναφέρεται μέσα από μια περίφραση. Ένα άλλο σχόλισμα αυτής της λαμπρής ποινής γλώσσας, που και αυτό αφορά κοινωνικοπολιτικές κατηγορίες, είναι το επίθετο «ουρμπάνο». Όταν αναφέρεται στη γλώσσα, τι θέλει να πει το επίθετο «αστικός». Είναι λίγο πολύ σίγουρο ότι εννοεί εκλεπτισμένη ή καλλιεργημένη γλώσσα. Γι' αυτό το βρίσκω να απορρίπτεται σε διάφορες μεταφράσεις, για παράδειγμα στην αγγλική του Μποτέρη, «civilized», πολιτισμένη, και έτσι πρέπει και στα ελληνικά ο Καρούζος. Όμως, συμβαίνει αυτός ο χαρακτηρισμός να εμφανίζεται σε μία παράγραφο που στηρίζεται ρητορικά σε τέσσερα ζευγάρια αντιθέσεων. Τρεις να μπορούμε πια να σας διαβάσω. Έχουμε λοιπόν άξεστη, ευγενική, μπλεγμένη, ξεκάθαρη, ατελής, τέλεια. Και τέταρτο ζευγάρι, χωριάτικη, ουρμπάνο. Θα ήταν λοιπόν ρητορικό ατόπιμα να δυνατίζαμε αυτή την αντίθεση. Και επειδή από την άλλη η λέξη αστική υπάρχει από υπερφόρτωση στα ελληνικά, το απέδωσα τελικά ταιριαστή στην πόλη. Παρακάτω όμως, όταν η ίδια έννοια επανέρχεται σε άλλα συμφραζόμενα, ως ουρμπανιτάτη, και εκεί νομίζω τονίζεται μόνο η αισθητική διάσταση, εκεί λοιπόν μεταφράζω το ουρμπανιτάτη πλενίσιμα, πλήρης κοξότητα. Ενδιαφέρον μεταφραστικό αλλά και γενικότερο έχουν κάποια άλλα, κάπως χτυπητά και περίεργα κοσμητικά επίθετα, εκεί που ο Δάντης κάνει να μιλήσει για το έξοχο λεξιλόγιο, το οποίο αρμόζει στο τραγικό ύφος, το ανώτερο κατά τη γνώμη του, ή αλλιώς για τις μεγαλόπρεπες λέξεις, γκραντιόζα βοκάβουλα. Λέει λοιπόν εκεί ότι οι λέξεις βοκάβουλα μπορεί να είναι παίξα, καλοφτερισμένες, ή να είναι λούμπρικα, γλυστερές, ή πάλι μπορεί να είναι ρισούτα, ασύτριχες, ή να είναι λεμπούλα, φωτές. Αυτούς τους χαρακτηρισμούς που συσχετίζει με κοινωνικές κατηγορίες. Επανέρχεται για παράδειγμα εδώ η αντίθεση πόλη χωριό. Επίσης με ανθρωπολογικές κατηγορίες, λέξεις ταιριαστές για παιδιά, γυναίκες ή άντρες. Τελικά όμως, το εξηγεί με ηχητικά ή μουσικά κριτήρια. Και όταν λέω ηχητικά το εννοώ, δηλαδή κατατάσσει τις λέξεις ανάλογα με το αν περιέχουν συγκεκριμένους τρόπους ή συμφωνικά συμπλέγματα, ανάλογα με τον τονισμό τους, οξύτονες, παροξύτονες και παροξύτονες, ανάλογα με τον αριθμό των συλλαβών τους κτλ. Δημιουργείται λοιπόν εδώ μια αμφιβολία, ένας δισταγμός, αν αυτά τα επίθετα πρέπει να τα αποδώσουμε κατά κυριολεξία, που ακούγονται κάπως παράξενα, ή να τα αποδώσουμε κατά προσέγγιση, λέγοντας για παράδειγμα τις καλοκαιρισμένες λέξεις, ξέρω εγώ, συνηθισμένες ή τακτοποιημένες ή ρυθμισμένες, ή πάλι τις γλυστερές λέξεις, αν πρέπει να τις πούμε, ξέρω εγώ, απαλές, μαλακές, φευγαλές ή γλυκερές. Και από την άλλη τις δασίτερχες λέξεις ή τις αγκαθωτές λέξεις, αν πρέπει να τις πούμε σκληρές, τραχές ή άγριες. Και ποια είναι ακριβώς η διαφορά ανάμεσα στις δύο τελευταίες. Και πάει λέγοντας. Αντιλαμβανόμαστε όμως τελικά, με τη βοήθεια των σοφών σχολιαστών βέβαια, ότι εδώ ο Δάνης χρησιμοποιεί μεταφορική ορολογία που τυραννίζεται από την τέχνη του ερημουργού. Το καλοκτενισμένο αναφέρεται στο σωστά επεξεργασμένο. Το γλυστερό σε ένα μαλλί τόσο μαλακό ώστε να γλιστράει. Το δασίτριχο αναφέρεται στο πλούσιο πυκνό μαλλί.
και το καθοτό σε ένα άγριο μαλλί που τσιμπάει. Η μεταφορά συνεχίζεται όταν ο Δάνης επενδύει την αρμονία που πλέγεται από τη σύνθεση αντίθετων στοιχείων, συνδυάζοντας διαφορετικές ποιότητες μαλλιού, ενώ πρόβλημα παρουσιάζεται όταν κάποιο μαλλί έχει ένα γνώρισμα καθ' υπερβολή, superfluo, υπερβολική τραχύτητα ή υπερβολική απαλότητα, ας πούμε. Από τη σκοπιά όμως του μεταφραστή γίνεται εδώ ξεκάθαρο ότι η καλύτερη λύση είναι να διατηρήσει την κυριολεξία. Να αποδώσει αυτές τις λέξεις έτσι όπως θα τις μεταφράσουμε και με την πρώτη ματιά. Έχουμε εδώ παρεμπιπτόντως ένα δείγμα εκείνου που ονομάστηκε εντατικός ρεαλισμός. Το ξέρουμε βέβαια κυρίως από την Δημοτία. Ενώ την εξαιρετική ευκολία του Δάντη να αξιοποιεί εικόνες από τον χειροπιαστό υλικό και ταπεινό κόσμο, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση από μια βιοτεχνία που είχε ιδιαίτερη σημασία για την ασωνική Φλωρεντία, για να αποδώσει ηθικές, θεολογικές ή φιλοσοφικές ή όπως εδώ μουσικές έννοιες. Γενικά για να μιλήσει για διαφορετικά, πιο αφηρημένα επίπεδα. Εμείς όμως τώρα πάμε σε κάτι πιο συγκεκριμένο. Ένα πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζει κανείς είναι τα πολλά κύρια ονόματα. Αφού το κείμενο είναι σε λατινική γλώσσα, σε μεσαιωνική λατινική γλώσσα θυμίζω, έτσι και όλα αυτά τα κύρια ονόματα παρουσιάζονται σύμφωνα με τη μορφή τη συμβάση στην ορθογραφία των μεσαιωνικών λατινικών. Πώς τα αποδίδουμε όλα αυτά? Εντάξει, τις περισσότερες φορές ευτυχώς η λύση είναι εύκολη και αυτονόητη. Χρησιμοποιούμε τις σύγχρονες ονομασίες όπως αυτές έχουν προσαρμοστεί και καθιερωθεί στα ελληνικά. Μερικές φορές όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Μάλιστα, δεν μπορεί κανείς να ακολουθήσει μια ενιαία λύση για λόγους που θα δούμε παρακάτω. Δεν αρκεί δηλαδή να υπάρξει μια αρχική επιλογή και μετά να την ακολουθήσει στη συνέπεια από την αρχή μέχρι το τέλος. Στην πραγματικότητα χρειάζεται να επιλέξει κατά περίπτωση. Μερικά παραδείγματα είναι τα φιλονομικά, εννοώ με τις ονομασίες των κατοίκων του Α ή του Β μέρους. Είναι αυτονόητο ότι τους Μεδιολανέσες θα τους πούμε Μιλανέζους και τους Μπολωνιέσες Μπολωνέζους. Ενώ οι Ιανουένσοι θα είναι Γενοβέζοι. Εντάξει, υπάρχουν παλιότερες καθαρουσιάνικες μορφές, αλλά σήμερα θα ήταν μάλλον τρομερά εξελιχθημένο να πούμε Γενοίνσιους, τους Γενοβέζους. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει καθιερωμένη ελληνική απόδοση, προσαρμόζουμε την ιταλική ονομασία. Για παράδειγμα, οι Περγαμαίοι λέγονται Περγαμάσκι και όχι ας πούμε Περγαμαίοι ή ξέρω εγώ Περγαμινοί. Πιο περίπλοκη περίπτωση συναντάμε όταν ο Δάντης μιλάει για Άπουλη και Καλάμπρη. Ωραία, απλώς σκέφτηκε κανείς, κάτι και τις Απουλίες και τις Καλαβρίες. Όμως οι ονομασίες αυτές όχι μόνο δεν ανταποκρίνονται στη χρήση, στη σύγχρονη χρήση, αλλά είναι περίπου αντίστροφες. Ο Ντάντε ονομάζει Απούλια πρακτικά ολόκληρο το στενιανό βασίλειο των Αντεγαδών, συμπεριλαμβανομένης της Καλάβριας, δηλαδή ολόκληρη την υπηρετική Νότια Ιταλία. Ενώ όταν μιλάει ειδικά για Καλαβρούς, εννοεί τους κατοίκους της σημερινής Πούλια. Με άλλα λόγια, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για Πουλιέζους και Καλαβρέζους, αφού έτσι θα μιλούσαμε για άλλους αντί άλλα. Είναι λοιπόν επιτακτικό, μάλλον, να εξελινήσουμε κάπως το λατινικό και να πούμε Απούλιοι και Καλαβροί με την απαραίτητη σημείωση, βέβαια. Να πούμε ότι στην περίπτωση αυτή, όπως και σε άλλες που θα δούμε παρακάτω, δεν πρόκειται για προσωπική ιδιοτροπία του Δάντη, αλλά για συνήθεια της εποχής. Ειδικά σε ό,τι αφορά τις ονομασίες Απουλία και Καλαβρία, υπήρχε εσάφεια για την κλασική εποχή. Τώρα, ο Δάντης χρησιμοποιεί τις ονομασίες Λατίνοι, Λάτιοι, Ιταλοί σαν συνώνυμους, μιλώντας για τους ίδιους ανθρώπους, δηλαδή πάντα για τους Ιταλούς. Αυτό συμβαίνει οπωσδήποτε για λόγους ρητορικής ποικιλίας, όπως συμφωνούν όλοι οι σχολιαστές. Η χώρα λέγεται άλλοτε Ιταλία και άλλοτε Λάτιο. Και έχουμε και τα αντίστοιχα επίθετα. Δηλαδή, η lingua latina είναι τα ιταλικά και όχι τα λατινικά, τα οποία λατινικά ονομάζονται γραμμάτικα, γραμματική γλώσσα, καθώς και στο λόγιο επίπεδό τους κανονική γλώσσα, sermo regularis και lingua regulata. Ενώ τα ιταλικά, πέρα από lingua latina, ονομάζονται αλλού vulgaris Itali ή vulgaris Italorum, για χάρη της ποικιλίας πάντα. Μεταφράζουν στις περιπτώσεις αυτές παντού Ιταλία, Ιταλή, Ιταλικός κτλ. Για να αποφύγουμε τη σύγχυση.
Και νομίζω ότι η λύση αυτή ήταν λίγο πολύ υποχρεωτική. Από την άλλη, για να παραμείνουμε σε αυτό, έχουμε τους Ισπάνους. Ισπάνοι. Αυτοί είναι καλοτροπάτοι, εκείνοι που μιλάνε τη γλώσσα του ΟΚ. Άρα οι Ισπάνοι του Βάντι είναι κυρίως Περουβιγκιανοί με την τρέχουσα αρολογία, στους οποίους όμως συμπεριλαμβάνεται τους λαούς της Αμερικής. Αυτή η συνένωση, το τσουβάλιασμα, θέλετε, ήταν λογικό σε εκείνη την εποχή. Το συναντάμε και σε άλλα κείμενα. Ιδιαίτερα μάλιστα από τη ρωσική σκοπιά του Ντάντε, οι ιβηρικές γλώσσες που είχαν αναπτύξει η φιλολογία ήταν η καταλανική και η γαλλικιανή πορτογαλική. Η πρώτη μοιάζει πολύ με τα προβιγιανή. Είναι στενά συγκινητή γλώσσα. Η δεύτερη δεν βρισκόταν καθ' πολύ μακριά από τους τότε. Ενώ και οι δύο είχαν επηρεαστεί από την τρογαδούρη και λογοτεχνία. Όσο για τα καστιλιάνικα, που διαφέρουν αρκετά και διασπούν αυτή τη γλωσσική ενότητα, δεν είχαν ακόμα αποκτήσει υψηλή λογοτεχνική φήμη. Ακόμα και ο βασιλιάς της Καστήλης Αλφόνσος ο Σοφός, που ήταν σχεδόν σύγχρονος του Βάντι, για την ακρίβεια μια ειδηλινής μεγαλύτερος, δηλαδή πέθανε όταν ο ποιητής μας ήταν σχεδόν 20 χρονών. Ακόμα και ο βασιλιάς της Καστήλης, λοιπόν, έγραφε τα ποίηματά του στα γαλλικιανά. Οπότε δεν βρίσκω καλύτερη λύση από να του πούμε Ισπανούς, αλλά με επεξηγηματική σημείωση ασφαλώς. Και αυτό σημαίνει προβιγκιανή και ίδρυς συμβολικά. Και είναι, ας πούμε, ιστορική ηρωνία το γεγονός ότι σε αυτούς τους συμπεριληπτικούς Ισπανούς, εκείνοι που αγνοούνται είναι αυτοί που κυρίως ονομάζουν Ισπανούς σήμερα, δηλαδή τα Καστιλιάνοι. Προσπερνάμε άλλα σε λαθυντικές ονομασίες, δεν θα σας πω ποιοι είναι οι Φράγκοι και πώς τους λέμε. Εντάξει, Γάλλους τους λέμε, αφού δεν μπορούμε να τους πούμε Φράγκους λόγω ιστορικής σύγχυσης, αλλά εννοείται στους ομιλητές της γλώσσας του ΟΗΛ, άρα τους Βόρειους Γάλλους με τα σημερινά. Για να πάμε στα γρήγορα στα ονόματα των προσώπων. Ένα ζήτημα είναι τα ονόματα των Ιταλών ποιητών, συγκεκριμένων του Δάντη, τα οποία ο συγγραφέας μας θα εκλατινίσει, όπως ήταν η συνήθεια όταν έγραφε κανείς τα λατινικά. Εδώ, όπως και στα τοπονύμια και στα παπλητονομικά που είπαμε προηγουμένως, προτιμήθηκε ο ιταλικός τύπος. Συναντάμε, ας πούμε, στο κείμενο κάποιον Μπρουνέκτος Φλωρεντίνος. Θα ήταν παράδοξο να τον λέγαμε, ξέρω εγώ, Μπρουνέκτος, και ναι, είναι ο Μπρουνέτο Λατίνι ή ο Σερ Μπρουνέτο για τους φίλους και για όσους θυμούνται το 15ο άσμα της κόλασης. Ή ο Κίνος Πιστοριένσης, που είναι βέβαια ο Τσίμαντα Πιστόλιο. Εκείνος ή σύνος ο Πιστόριος θα ήταν κάποιος αλλού. Από την άλλη, μνημονεύονται 7 προβιγκιανοί ποιητές, ποιητές που έγραφαν στη γλώσσα του ΟΚ, θέλω να πω. Αυτόν τα ονόματα αποδόθηκαν σε εξελιγμισμένη μορφή, δηλαδή σε εξελιγμισμένη μορφή του εκλατινισμένου τύπου. Για παράδειγμα, Αρνάνδος, Γεράνδος ή Αμέλιος. Θα ήταν δύσκολο να κάνουμε κάτι άλλο, αφού η γαλλική του μορφή, που είναι σήμερα η πιο γνωστή του μορφή, ας πούμε για τα Αρνάνδος και Γεράνδος, Αρνό και Ζεράνδη Ζηρό. Είναι κάπως αναχρονιστική, αφού προεξοφλεί την πολιτισμική κυριαρχία της Γαλλίας πάνω τους. Ενώ η αυθεντική προβιγκιανή μορφή είναι κάπως εξωτική, χώρια που θα μπλέκαμε με συστήματα ιστορικής προφοράς, και θα είχαμε αντίστοιχα για τα Αρνάδος και Γεράδος, Αρνάους και Γεράδος ή κάπως έτσι. Η διαφοροποίηση της αποδόσης μεταξύ άλλων υπογραμμίζει και την αλλαγή της γλώσσας. Άλλη κοινή γλώσσα του ΣΥ και άλλη κοινή γλώσσα του ΟΦ. Ευτυχώς, μετά από όλα αυτά, ευτυχώς, αναφέρεται μόνο ένας ποιητής στη γλώσσα του ΟΗΛ, μόνο ένας Γάλλος Βάλλος λοιπόν, και αυτός είναι ο Τιμπό της Καμπανίας, δηλαδή ο Τιμπό, ο τέταρτος κόμμας της Καμπανίας, ο λεγόμενος τραγουδιστής. Αλλά ευτυχώς αυτός δεν αναφέρεται με το όνομά του, που δεν θα ξέραμε τι να το κάνουμε. Εντάξει, Θεοβάλλος είναι η λατινική μορφή και Θεοβάλλος το αντίστοιχο εξελιγμένο. Ευτυχώς όμως αναφέρεται απλώς με τον υψηλότερο τίτλο του, Ρεξ Ναβάρη. Οπότε μεταφράζουμε έρευνα τη Γαλλία και τα βασιλιά τη Ναβάρα. Πάντω, για όσου μπερδεύτηκαν ή θα μπερδευτούν με όλη αυτή την ονοματολογία, υπάρχει ένα κριτήριο στο τέλο του τόμου και τι καταγράφονται εμπεριόντω όλοι οι τύποι που χρησιμοποιεί ο Δάτη και η απόδοσή του. Να κάτι που πρέπει να εφαρμόσετε πάντα σε τέτοιου είδου εκδόσει. Ευχαριστώ που με άκουσατε. Εμείς ευχαριστούμε. Πολύ ενδιαφέρουσε παρατηρήσεις σας για τη, γύρω από τη μετάφραση αυτών των έργων
Chiedo scusa, mi sono distratta e vabbè, faccio uno switch on, mi switch off prima e switch on poi e ritorno all'italiano. Dicevo che le osservazioni del dottor Kurklos sono veramente interessanti perché innanzitutto ha diviso appunto i saggi di Dante tra quelli scritti in italiano e quelli scritti in latino, sottolineando appunto la difficoltà per quanto riguarda per quanto riguarda il greco, il traduttore del greco, a rispettare questa dicotomia, questa differenza fra le due varietà, insomma, fra i due livelli, appunto perché dovendo tradurre in un greco moderno, sei comunque costretto a tradurre in greco demotico, nella lingua comune. Pone vari problemi, ha fatto degli esempi, cioè molti esempi, ma insomma forse i più interessanti da citare sono gli aggettivi che Dante usa per la lingua, per il volgare, aulica, curiale, appunto perché ecco, pone dei problemi per quanto riguarda l'interpretazione politica di questi termini. Che è particolarmente difficile per il greco, insomma, perché non c'è un'esatta corrispondenza tra gli istituti politici dell'epoca di Dante con quelli della Grecia moderna, e comunque una tale problematica rispecchia anche l'ideologia del traduttore, insomma. Se aulico debba essere monarchico o di altro tipo. Altri esempi, gli etnonimi per esempio come Apuli e Calabri, che sappiamo che nel Medioevo, mi fermo un attimo, scusate, per dare il benvenuto al preside della nostra facoltà, professor Calveagris. Prego, ci venga a fare un saluto, abbiamo quasi completato le nostre relazioni, gli interventi. Ugolino, Cassissio, no? Ah, no, la Perciò lì, la commissione, per non si parola, una delle risposte che ho detto, che è la commissione sembra nomίζω ότι μάται η μέρα της ιταλικής γλώσσας με τον πλέον ενδεικμένο τρόπο. Είμαι βέβαιος ότι μέχρι τώρα παρακολουθείτε με αμείωτο ενδιαφέρον την εξέλιξη των εργασιών αυτής της συνάντησης. Εύχομαι κάθε επιτυχία και με την ευκαιρία αυτή, πέρα από τις συγχαρητήριες προσδρήσεις, δηλώνω τη συμπαράσταση, την ολόθυμη συμπαράσταση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής προς τέτοιου είδους δραστηριότητες που προέρχονται από τις δομές του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, αλλά και από την προσωπική δράση που είναι, όπως γνωρίζω πολύ καλά, της συναδέλφου της Ντομένικας Μινίτη, την ακαδημαϊκή, την επιστημονική δράση, πάντοτε ανίστακτη και άοκνη. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια στις εργασίες, στη συνάντησή σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα θα το πω κατευθείαν στα ιταλικά. Avevo già ringraziato all'inizio il preside della nostra facoltà, primo cantore, Achille Calveakis, che ci ha augurato una buona continuazione dei lavori, ha espresso le proprie congratulazioni per queste iniziative, in particolare, insomma, per il ricordo, questo ricordo di Dante per i 700 anni dalla morte, ha elogiato queste attività che provengono proprio dall'interno, da parte dei docenti, insomma, più volenterosi, alcuni del Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana in particolare, ma rammento anche che sono iniziative del laboratorio che è sotto la mia, ecco, responsabilità. Ringraziamo nuovamente il preside sia per l'ospitalità, sia per il saluto, ma perché anche di averci offerto ultimamente questo bell'ambiente in cui ci troviamo, un'aula
predisposta per le conferenze una piccola aula, perché comunque c'è l'aula magna per le conferenze, una piccola aula predisposta perfettamente per ecco, incontri ravvicinati e molto interessanti come questo nostro. Come che fare stumi fare sti sai che gli atti ne so sai gli atti bianco se ti sento se che tutti li gagnassero ma insieme sti ca calle se ne fin non sei calla dunque concludo continuo e concludo poi dicendo appunto il problema di come rendere questi etnonimi fra cui Apuli e Calabri che nel Medioevo erano due regioni che coincidevano, insomma, e quindi oggi tradurre letteralmente rispecchiando questa realtà medievale vorrebbe dire attribuire ai calabresi ciò che dei pugliesi e viceversa, insomma, traducendo con calavri e pugliesi. Insomma, ecco tutta una serie di difficoltà che insomma, comunque rendono molto interessante il lavoro del traduttore e noi ringraziamo Nikos Kurkulos per aver compiuto questo athlos, questa impresa. Anzi, auguriamo di continuare, perché comunque, come dicevo all'inizio, le traduzioni di Dante non sono molto ormai come dire diffuse molto per vari motivi che non conosciamo. Io mi fermo qui per ora se ci sono delle domande dal pubblico oppure se ci sono delle domande su YouTube possiamo guardare se il pubblico a distanza ha delle domande da rivolgere. Se c'è qualcuno in sala che vuole rivolgere delle domande ai relatori, molto volentieri. Intanto comunque vorrei sottolineare, rammentare che queste relazioni, questi interventi saranno poi pubblicati in un volumetto di atti a cura sempre del laboratorio e per le edizioni dell'Università Nazionale Capodistrias di Atene.